Dove sta? È cliccato? Sì, ecco, siamo partiti, amici e amiche all'ascolto. Questa naturalmente è minuto 91esimo a botta calda post chiaramente Roma Sampdoria. Io non ho il rientro, queste sono le prove tecniche di trasmissione di ieri. Comunque, diciamo che siamo in diretta naturalmente su Stapp Radio di Stefano Tini e su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis per parlare naturalmente di questo miracolo giallorosso. Miracolo perché la partita che sembrava incanalata in una, non dico facile, però in una tranquilla vittoria contro la Sampdoria, poi si era messa male. Complice anche il maltempo, ci siamo fermati, abbiamo dovuto vedere un sacco di lungaggini burocratiche e non burocratiche, addirittura si era allagato anche il sotterraneo dello stadio olimpico. E che cosa dire? Dire naturalmente che aspettavamo la ripresa della partita. Tutto sommato non ci credevamo neanche più che si giocasse oggi, però alla fin fine ha vinto il buon senso, forse gli impegni di Coppa UEFA della squadra giallorossa, e la partita è ricominciata. Come è ricominciata abbiamo visto un'altra atmosfera, amici e amiche all'ascolto. Abbiamo visto un'altra Roma, non più una Roma lenta, non più una Roma prevedibile, non più una Roma che in difesa giocava, noi l'abbiamo detto anche durante il primo tempo, alla Viva il Parroco. Era una squadra più accorta. Dzeko ha fatto il gol del pareggio, si è mangiato anche il gol della vittoria, con tanto di improperi censurati di Carlo Zampa, che ha detto io non parlo, e poi dopo c'è stato questo rigore che a detta di alcuni è letteralmente inventato, a detta di altri no. Ci colleghiamo con Massimo Penso. Massimo Penso, buonasera a te, come stai? Buonasera a te Roberto, come sto? Sto ancora, mi sto riprendendo ancora, perché anche se sono abituato alla Roma, a partite del genere della Roma, la Roma è così, è una squadra che passa da una partita straordinaria a delle partite che nemmeno in prima divisione fanno. E quindi stiamo parlando di due tempi. Il primo tempo è assolutamente inguardabile, scollegata, giocatori che sbagliavano tutti i passaggi, un Bruno Perez da prende a bastonate perché non ha indovinato un dribbling né un passaggio. Il secondo tempo completamente trasformati. Io pensavo che non si giocasse più perché a Genova è stata sospesa, l'arbitro ha buttato il pallone in 3-4 zone del campo, non rimbalzava e ha sospeso. Oh, qui Ma come? la situazione era leggermente più grave perché praticamente c'erano i sotterranei invasi dall'acqua, hanno dovuto staccare anche la corrente elettrica, per cui pure noi pensavamo che si recuperasse in un altro momento. Invece no, invece a quanto pare la partita si è giocata, il secondo tempo mancava e poi abbiamo visto tutti com'è andata. E soprattutto complimenti a chi gestisce il terreno di gioco, perché in quell'ora, minuto più, minuto meno, che c'è stata la sosta forzata, il campo ha avuto un drenaggio molto molto positivo, no Massimo? Sì, assolutamente sì, sembra che sia fatto come le autostrade, no? Che al centro è un pochino più alta e va sui lati, nelle parti laterali, quindi il drenaggio è sicuramente eccezionale perché l'acqua ne ha fatta tanta, è venuto giù un nubifragio vero e proprio, tant'è che io pensavo che la partita si rimandasse ad altra data, perché siccome però è a discrezione sempre dell'arbitro stabilire se interrompere, Certo. smettere, aspettare un quarto d'ora oppure aspettare anche 3 ore. Quindi l'arbitro ti ricordi quella famosa partita della Juventus che Sì, fu sì. tanta polemica, che aspettarono un'ora e un quarto per giocare col Perugia e poi la Juventus Come no? perse e la Lazio vinse. Sembra, ecco, sembra ieri invece, sono passati diversi lustri, diversi anni, no? Tantissimi anni, sì, che era il 2000, anno 2000, l'anno prima, l'anno prima del 2000 mi sa che era lo scudetto della Lazio, no? Prima dello scudetto Sì, della Roma, qualcosa credo mi che fosse quello. ricordo, sì, perché noi stavamo facendo la domenica sportiva da Teleambiente all'epoca. Penso che fosse quello di E scudetto, nel 2000 e 2001 poi l'ha vinto la Roma l'anno dopo e quindi credo che sia quello, che fosse quello. E sai, però io queste cose mi ricordo così perché c'era Juventus, no? Perché c'era l'altra squadra, ma ricordo l'altra squadra.
Le avevano, se non vado errato, scippato lo scudetto l'anno precedente in quella gara Lazio-Milan, non so se ce la ricordiamo, perché ci fu un gol di Cristian Vieri, che all'epoca giocava con lo Lazio, regolarissimo, annullato, non si sa bene per quale motivo, e la Juventus scappò nelle ultime 2-3 giornate. Sì, mi ricordo, ma quello che è, però lo stesso discorso si potrebbe dire della Roma negli anni con l'Inter, gli erano scippati un paio di scudetti, ma non è che l'anno dopo gli hanno ridato. È vero, questo è vero, sì. E quindi non mi pare che c'è una legge di compensazione. Evidentemente lì Cragnocchi aveva un altro peso specifico nell'ambito del calcio, lui muoveva le figurine, muoveva i giocatori senza avere soldi, quindi evidentemente faceva a ruspa a tutti, come dicevano a Roma, no? Oh. E quindi gli hanno permesso di fare quello che ha fatto, no? Certo, veniamo alla partita di oggi. Non si era messa male all'inizio, no Massimo? Perché in finale l'1-0 di Salah e poi sempre una cappellata, mi stava per uscire un altro termine, però una cappellata da parte di un difensore, ha bucato Juan Jesus, e Quagliarella che rapidissimo dentro l'area di rigore aveva trovato il gol, così il gol proprio regalato dalla Roma, un'altra scemenza difensiva, e la Sampdoria si era trovata in vantaggio. Sì, questo... sì, ma la Roma queste cose ce l'ha, purtroppo non ci possiamo fare niente, ce l'ha, è uno dei motivi per cui tu sei stato eliminato dal Porto, è uno dei motivi per cui tu hai pareggiato a Cagliari, ma come si dice, noi siamo romanisti per questo motivo, basta sentire e leggere le parole della canzone Grazie Roma e da lì c'è tutto quello che è l'estratto di un romanista. Noi così, ce la dobbiamo prendere così la Roma, certo ci piacerebbe soffrire di meno, ci piacerebbe avere una squadra che quando vince 2-0 finisce la partita e la mette in cassaforte, ma con la Roma non è così, non so per quale motivo, perché che cosa scatta nella mente dei giocatori. Fatto sta che il primo tempo, a parte i primi 10 minuti, un quarto d'ora che la Roma è andata a vantaggio, la Sampdoria ha meritato letteralmente il vantaggio, perché ha giocato molto meglio e ha giocato come giocava l'Empoli lo scorso anno, che ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno, pur perdendo, perché c'ha questi scambi veloci, fraseggi, si smarcano tutti. A me piace molto come gioca la Sampdoria, ma piacciono le squadre di Giampaolo come giocano, un allenatore molto, diciamo, poco considerato, ma invece secondo me è un grande tecnico Giampaolo, evidentemente con la sua aria così un po' dinoccolata, un po' da sempre serio, mette tristezza, che ne so, e se gli fossero affidati grande squadra. Esatto, io dico, se gli fossero affidati giocatori migliori non sarebbe male, perché no, le idee buone... dopo, però c'è sempre la controindicazione che giocatori minori, diversi, più forti, si sentono delle dive, si sentono dei fenomeni arrivati, e quindi se tu vedi lui con chi va bene, con tutti i giocatori che si devono affermare o giocatori che stanno sul piano del tramonto, tipo Quagliarella, no? Sì. Quindi anche quello ci bisognerebbe mettere in conto. Lui è in grado di gestire giocatori come Nainggolan, come De Rossi, come Totti, come Strootman. È difficile per tutti gestire questi giocatori, a meno che non sia la Juventus, c'ha un suo ambiente, una sua società, un suo deve seguire determinati regole e tutto il resto viene di conseguenza. A Roma qui ognuno parla, ognuno dice la sua, ognuno critica, ognuno che addossa la Roma, si parla di tutto. Hanno criticato il nuovo diciamo, acquisto, tra virgolette, di Gandini, che è una persona di spessore internazionale, un uomo che ha gestito per determinati settori, rapporti strutturali, eccetera, il Milan per 23 anni. L'unica cosa che hanno saputo dire, ecco perché negli ultimi 3 anni il Milan ha vinto niente, perché c'era Gandini. Uno c'è stato 23 anni, tu sei in mala fede, tu che dici una cosa del genere, sei in mala fede. Questo c'è, purtroppo c'è la mala fede da parte di molti giornalisti a Roma, capito? Che aspettano il momento per dare addosso alla Roma. Questo sì, è il fatto, non c'è niente da fare, è così, purtroppo ormai è acclarata questa cosa. Io sono contento di questa vittoria perché questa gente è rimasta tutti in gola
l'urlo di vittoria della San Pedro. È rimasto in gola, sono rimasti male, qualcuno cioè, si sarà alla faccia, male. Alla faccia di chi ci gufava e alla faccia di chi ci vuole male, perché qualcuno, non faccio nomi e cognomi, chiaramente, sta in ascolto anche in questo preciso istante e non lo so che cosa penserà. Per esempio, ti posso dire che molti in buona fede, ma anche molti in mala fede, hanno detto che il rigore è regalato. Ma quello... meglio, se non c'è meglio, sono più come contento. Se non c'è... Ogni tanto dateci pure a noi i rigori che non ci stanno, non fa niente. Perché è meglio, Massimo? Sì, scusa, Sì, ma io che c'era non c'era, non lo so, io ho visto che è caduto, ha dato il rigore, la partita è finita, quando l'arbitro fischia fine è finita, diceva Bosco. Sì, 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 sì. 3-2, parla al centro, loro si cade di più, veniamo... non c'era. Ecco, veniamo un attimo a essere leggermente più freddi, adesso che piano piano ci stiamo sbollendo, perché non lo so te, ma a me le coronarie erano diventati binari del tremo Roma-Milano, Milano-Roma, nel senso che ci passava anche la freccia rossa, per quanto la pressione era alta. Cioè, questa trasformazione da una Roma impacciata del primo tempo a una Roma che si è ripresa dopo quella sosta, perché la sosta è stata pure lunga. Più di un'ora è stata, e quindi, che non giocassero più. Cioè, che è accaduto in questo lasso di tempo che la Roma è uscita trasformata? Se saranno parlati, Spalletti avrà strillato, avrà urlato, e poi c'è un fattore determinante nell'ambito della Roma e sarà sempre così fino a che giocherà, che è Francesco Totti. Perché non perché Francesco Totti oggi è stato determinante, perché ha fatto delle giocate illuminanti come quando aveva 15 anni, cioè correva e si addannava l'anima come se avesse 20 anni. Devo riconoscere, io sai che sono stato sempre molto critico negli ultimi tempi nei confronti di Totti, perché per me è un giocatore che a 40 anni cioè non ha più la possibilità o le capacità e le doti fisiche per poter reggere a certi livelli. Oggi su un campo pesante, bene o male, è entrato in campo e ha trasformato la squadra. Ma c'è da dire anche che quando Totti entra in campo il pubblico comincia a tifare, se tu ci fai caso, prima da un pubblico che fischiava e un pubblico che stava in silenzio, come entra Totti qualsiasi palla tocca cominciano a trascinarti, e questo è importante per la Roma, è importante che abbia lo stadio pieno, perché senza lo stadio pieno tu perdi almeno 10 punti. Sì, sembra che per assurdo che giochi in trasferta, è vero. Ma è certo, perché tu sarebbe meglio, come dice Baldissori, di andare a trovare uno stadio vicino Roma, Frosinone, Latina, Terni, perché se devi tenere 20.000 persone dentro lo stadio è bene che siano tutte insieme, e no ognuna da una parte si fischiano, si sente l'eco allo stadio. Questo io sono abituato alle partite della Lazio a vedere l'eco, ma non a quella della Roma. Poi ognuno si vede le proprie tifoserie, insomma, quanto partecipano o non partecipano, questo per carità. Però, no, ma per carità, però è così, questi sì, sono fatti, sì, non sì, è sì, che sì. Io sto criticando. No. Loro allo stadio sembrerebbero che siano di meno, per cui è chiaro che si sente l'ego, è normale. Noi di solito lo abbiamo sempre riempito tra curva, ma oserei dire anche pure nelle tribune, perché quando ci sono i grandi appuntamenti o quando ci sono quei momenti topici per incoraggiare la nostra squadra, siamo sempre stati presenti. È vero. Poi tornando alla partita, ci sono stati chiaramente andiamo, come abbiamo già detto, Massimo, andiamo per gradi. Intanto sì, il primo tempo era una Roma molle, era una Roma disattenta, che c'aveva che non andava, secondo te? Ma non lo so, forse la sosta, il ritorno dalla nazionale, parecchi giocatori si sono allenati poco e male evidentemente, la loro testa stava ancora così, non lo so, non erano nella partita, faceva abbastanza caldo da quello che riferiva il cronista, quindi è vero che questo poteva essere valido anche per la Sampdoria, ma evidentemente chi ha un gioco collaudato come quello della Sampdoria fatica anche di meno. Beh, anche perché la Sampdoria giocava di rimessa, chiaramente. Giocava bene, però di rimessa, ma con i fraseggi però, allora, di veloci. Bei quindi... fraseggi iniziali del centrocampo giallorosso, arriva Salah da destra e segna il primo gol. Sembrava ormai, non dico un'autostrada aperta, però insomma sembrava che dovesse andare in una certa maniera. Forse quel gol ha illuso qualcuno tra i giocatori giallorossi, secondo te? Ma può darsi che qualcuno si sentisse già con la partita in tasca, e questo è l'errore che fa la Roma evidentemente, perché quando giochi al calcio fino a che la partita non è finita non puoi dire di aver vinto, quindi devi lottare sempre su tutti i palloni. Evidentemente c'è stato un po' di rilassatezza, e poi il gol di Muriel è la fotocopia del gol che l'altro anno ha fatto Immobile con il Torino contro la Roma,
lo stesso lancio lungo da dietro al volo e ha fatto gol, uguale, identico spiccicato. Quindi evidentemente sono errori che fanno di concentrazione, di posizione, ognuno va per conto suo e queste sono cose che non devono accadere. Poi c'è stata una trasformazione in un secondo tempo straordinario, che se non fosse stato per Viviano a Roma ne avrebbe fatti 7. Sì, perché okay. Viviano è stato, diciamo, addirittura qualcuno molto stretto di manica ha dato a Viviano 7, ma io 8.5 a occhi chiusi. Viviano da 10, perché Viviano è vero che Dzeko, come dice l'amico quello che fa le cronache da Roma, Carlo Zampa. Ecco, Carlo Zampa, che lui si è mangiato il gol sul passaggio di Totti, quella l'ha colpita male, ma è vero pure che lui ha avuto altre 2 o 3 occasioni e Viviano è stato fenomenale. Quella al volo che gli ha preso con il piede, voglio dire, ha fatto un gol straordinario. Cioè, ma di chi stiamo parlando? Toccata, ha messo col destro e col sinistro, l'ha buttata dentro. Dzeko è un centravanti di razza, non è un bomber come dicevo ieri, come Battistuta o come Vieri dei vecchi tempi o come Boninsegna per chi se lo ricorda. Lui è un giocatore molto tecnico, tant'è che ha fatto un gol di classe, perché lui l'ha stoppata col destro, se l'è portata sul sinistro e ha fatto gol. Quindi Dzeko per me è determinante in questo campionato. Fino ad oggi lui ha già fatto 2 gol, ha procurato un rigore e ha fatto il passaggio assist per cose in una partita e mezza, giocando 2 volte dalla panchina. Ma che cosa vogliamo criticare? Se vogliamo vedere sempre il brutto, possiamo anche vederlo. Oh, Isabella sta scrivendo in senso contrario a quello che noi stiamo affermando, ma il contraddittorio fa parte diciamo della nostra vita sportiva e umana. Dice: come si fa a esaltare Dzeko per aver procurato 2 rigori inventati, il primo contro l'Udinese, il secondo oggi? I rigori non ci sono, soltanto perché vi chiamate Roma vi danno i rigori. Certo, ma è cambiato la geografia del calcio. Cioè, fossimo... mi piacerebbe sapere questa storia di cui noi accettiamo le critiche e il contraddittorio, perché ci mancherebbe altro, ognuno esprime proprio la propria idea. Posso essere d'accordo io sul rigore di stasera che non c'era, io chiederei, l'ho visto bene ma non ne sono sicuro. Scusami un attimo, io chiederei alla signora se mi scrive un secondo messaggio e mi dice per quale squadra fa il tifo la signora Isabella. Basta sapere per chi scrive, per chi fa il... poi da è una curiosità, poi quali sono le critiche da dove ecco nascono. Allora io poi aggiungo che la signora potrebbe essere in completa buona fede, secondo lei i rigori, sia quello contro l'Udinese che quello stasera contro la Sampdoria, non c'erano, per cui sono 2 regali arbitrali, secondo l'ipotesi della signora. Per carità, io non fiato, però con l'Udinese la Roma ha vinto 4-0. Mi piacerebbe sapere di che squadra è tifosa la signora. Sta rispondendo, è tifosa, signora, tifosa della Juventus. Vabbè. Non mi posso esprimere perché è una... No, ma in termini civili si può dire. Civili possiamo esprimere. Sì, allora, sì. Intanto le ricordo alla signora che la Juventus è stata assolta per reato di abuso di farmaci, perché è andato in prescrizione. A Torino c'aveva un armadio pieno di medicinali. Del Piero da Secchetto, che era diventato corcollo taurino, Vialli correva come un addannato, erano tutti mezzi impasticati, prendevano gli ansiolitici, Vialli prendeva gli ansiolitici perché aveva i problemi suoi, non so per quale motivo lui era così, era un po' esaurito. Massimo, a parte questo, Massimo, però non processata, condannata perché il reato è in prescrizione. Massimo, mi dicono che ti devo riportare sul calcio giocato. Allora, per quanto riguarda la Juventus, però così, in realtà, no, così rispondiamo anche alla signora. Di rigori inventati in favore della Juventus ci potremmo scrivere volumi di enciclopedia. Sulla Juventus hanno fatto i rigori inventati. Esatto, hanno permesso ai suoi difensori di picchiare scientificamente e millimetricamente, tant'è vero che adesso quando Chiellini veste la maglia della nazionale o sta in campo europeo lo suonano subito, ammunizione rossa e fuori, perché Chiellini ormai è arrivato all'apice della sua età anagrafica da calciatore, non ce la fa più col suo fisico possente, commette falli a ripetizione, qui gliele danno tutte buone, in Europa invece lo suonano, questa è la realtà dei fatti. Poi vorrei ricordare alla signora un'ultima cosa, poi non mi piace scendere in polemica, no, evidentemente la signora ha la sua idea e va bene così, se è tifosa della Juventus è come chi è tifoso di un partito, uguale, io sono tifoso della Roma e quindi è chiaro potrei non essere obiettivo, evidentemente non lo sono obiettivo perché quando vedo la Roma vedo solo la Roma,
però vorrei ricordare che quando la Roma ha incontrato la Juventus e ha persa a Torino per 3-2, ci sono stati due rigori inventati e nessuno ha detto niente. Vero. Quindi se vogliamo parlare di rigori, ce ne sono in quantità infinita. Vogliamo parlare del gol di Turone regolare che è stato annullato e la Roma ha perso uno scudetto a favore della Juventus. Ah, e ti posso dire tranquillamente che seguendo un canale spagnolo sul satellite di Astra, che non è quello di Sky, è quello dei canali tedeschi, spagnoli e francesi, hanno fatto una bella rubrica sportiva facendo proprio vedere le immagini di quel gol di Maurizio Turone che veniva da dietro, e ancora si chiedevano i commentatori spagnoli, quindi non italiani, come era possibile annullare quel gol. Cioè, dava delle perplessità ed era intitolato, se non ho tradotto male, Le stranezze del calcio made in Italy. Ma sì, ma io poi se qui parliamo di rigori, io specialmente quelli contro la Roma a favore della Juventus, sì, e per ricordo tanti, quindi mi ricordo quello di Ragalbuda a Roma, dato a Cannavaro, atterrato fuori dall'area e ha dato rigore. Ma di che parliamo? Pure quello di Medved, il giocatore più perfetto che il calcio italiano abbia mai visto, Medved. Quando cascò per terra da solo, l'arbitro dette rigore contro la Roma e lui diceva giusto, ha preso pure il pallone d'oro. Sì, alla faccia della correttezza, insomma, eh. Quindi, solo per parlare di correttezza, quindi non scendiamo sul piano dei rigori. La Roma glieli avranno regalati, sicuramente li avranno regolati. Però, i due rigori, uno determinante perché ha vinto. Diventiamo un attimo seri. Allora, riprendiamo un attimo la partita con l'Udinese. Su Zego il fallo viene commesso, è stato commesso, però la colpa, tra virgolette, del giocatore giallorosso è che non è caduto subito, è caduto dopo un istante, ma il fallo del difensore dell'Udinese c'era. Sì, ma poi si poteva, comunque non si poteva. Non è determinante, la Roma ha vinto 4-0. Aspetta, è uno. Questo di questa sera, se voi vedete bene, il calcio c'è. Non è che il giocatore deve stramazzare a terra come se fosse colpito da una raffica di mitra. Se il calcio c'è e il danno è procurato, è calcio di rigore. Non è che deve rotolare dal vertice dell'area fino a dentro la porta per essere calcio di rigore. Questo vorrei spiegare a qualcuno, perché è caduto bene. Che vuol dire è caduto bene? Perché si deve cadere male per avere un calcio di rigore. C'era Inzaghi che era il più grande cascatore di tutta la storia del calcio. Inzaghi prendeva rigori a non finire quando giocava al Milan, a Juventus, si prendeva senza... Inzaghi era cioè poteva recitare nei film western di Sergio Leone. Lui poteva fare lo stuntman, perché si buttava, che era una bellezza, eppure gli davano sempre rigore, ma che dovevi dire? Prima del rigore, già dal fischio d'inizio, la Roma avrebbe già potuto tranquillamente pareggiare e mettere in cantiere una vittoria. Ha trovato... Io credo, scusami se ti interrompo, Roberto, io credo che sia riduttivo dire che la Roma ha vinto per il rigore, perché la Roma, è vero che noi abbiamo diviso la partita in due tempi, ma se fosse stato un incontro di pugilato, la Roma avrebbe vinto per knockout. Parliamoci chiaro, se non c'era... Fino a 10 minuti alla fine, la Sampdoria non è più uscita dall'area di rigore, e Viviano ha fatto 6 o 7 parate, una più strepitosa. Bravo, ecco, arriviamo lì, c'era Viviano che probabilmente... quando tu stai in una squadra di medio bassa caratura ti senti ancora più importante se sei un bravo portiere e cominci a sfoggiare le tue qualità tecniche, e quindi Viviano si è messo in mostra. Ecco, difatti adesso ho un'altra proiezione di un altro sito, a Viviano hanno dato 8,5. Ma certo, quello devi dare, perché Viviano è stato determinante perché la Sampdoria non abbia così capitolato prima, perché ha fatto delle parate, nemmeno palla pronti via su strotto, ma dentro l'area di rigore. È vero che lui ha tirato dritta per dritto, però lui ha fatto una gran parata di riflesso, di istinto, subito, ce ne ha fatte 2-3 su Dzeko, l'ha fatta su Salah, l'ha fatta su Florenzi, su tutti. Quindi è vero che il portiere fa parte del gioco e fa parte della squadra, ed è giusto che sia così. Però voglio dire, se andiamo ad analizzare la partita nel suo complesso, la Roma non ha rubato niente. No, assolutamente, perché io ti ripeto, non ci fosse stato Viviano, la partita si era chiusa al 15° del secondo tempo. Quindi, e voglio nulla dire, era da dire, che però poi dopo allora... a noi romanisti il discorso che non possiamo vedere sempre per... No, però trasformazione la trasformazione della squadra giallorossa. Allora, perché è così sorniona, è così lenta, a volte è così autodistruttiva? Sembra come se si stanno facendo una dormita supplementare quando giocano, poi improvvisamente scossi, perché lì sono stati scossi, bisogna vedere negli spogliatoi cosa è accaduto, che cosa è successo, sono entrati
pensando finalmente di essere la Roma che sapevano giocare a pallone, avevano uno schema ben definito e sapevano dove essere nel momento decisivo. Lele, che penso che stia per Gabriele, dice: io non sono d'accordo con la sostituzione di El Shaarawy, ma non con quella di Perotti, non meritava di essere sostituito. Allora, sistemiamo un attimo questa casella. El Shaarawy, un'altra delusione ancora? Possibile? Ma dunque io vorrei partire da Perotti. Perotti forse sì, si è anche ha avuto una brutta botta alla fine del primo tempo, evidentemente non stava proprio bene, no? Quindi può darsi che quello pure sia stato uno dei motivi. Shaarawy ha avuto in questo inizio di campionato una involuzione, evidentemente è un giocatore da stessa involuzione che ha avuto Dzeko, che si deve sentire importante. Dzeko uguale, l'altro anno che non si sentiva importante, che veniva sempre messo in panchina e non giocava mai, per colpa sua, perché sbagliava gol clamorosi come quello col Palermo, che non credo che mai giocatore possa aver sbagliato un gol come il suo, come quello, e quindi evidentemente sono quei giocatori che non hanno un carattere forte, che vanno contro tutti e tutti, cioè ti spiego, alla Del Vecchio. Del Vecchio era uno che veniva fischiato dallo stadio intero ogni volta che prendeva dai suoi tifosi. Come no? Me lo ricordo benissimo. Eppure lui a un certo punto si inventò il gesto dell'orecchio, adesso fischiatemi, guardate chi è che segna. Fece 18 gol quel campionato, sì, voglio dire, evidentemente per giocare a Roma, che è un ambiente particolare, te devi avere carattere. E Shaarawy evidentemente soffre questo discorso di sentirsi in bilico, credo. L'unica spiegazione può essere questa, perché Shaarawy non è che lo scorso anno giocava bene a pallone e quest'anno ha dimenticato come si gioca a pallone. No, solo che l'anno scorso aveva dei motivi di rivalsa atletica, perché in Francia lo avevano relegato in panchina. E poi c'erano gli europei da dover affrontare, dove è partito ma non ha mai giocato. Quest'anno, che forse ha psicologicamente la sicurezza in più perché la Roma lo ha riscattato, è come se rendesse la metà di quello che sa rendere Shaarawy. Io credo che sia sicuramente a livello psicologico, poi perché scatta non lo so, questo non te lo so dire perché non sono nella testa di Shaarawy, però il giocatore tecnicamente è un giocatore bravo, ha tutto, forza, tecnica, vede la porta, e forse gli manca la cattiveria, gli manca la grinta, gli manca il carattere per sopperire ai momenti in cui lui non viene schierato titolare, cioè evidentemente si vuole sentire importante, e essere accantonato in panchina o essere messo una volta sì, una volta no, non lo fa sentire importante. Non ho altre spiegazioni. No, pure io. Scrive Barbara, questo è. Scrive Barbara, un errore, ed è fondamentale questo, credete, almeno secondo me, è l'avere schierato Perez sulla fascia sinistra e Florenzi a destra. Doveva essere il contrario e avremmo visto senz'altro un'altra partita da parte degli esterni bassi della Roma. Quello che hanno fatto il secondo tempo c'era Florenzi a destra e Perez a sinistra. Sì, no, difatti, anche il primo tempo c'era a sinistra. Sì, la tifosa della Roma che ci ha scritto, Barbara, dice che Florenzi avrebbe dovuto giocare sulla sinistra e Perez sulla destra, però io se non ricordo male hanno giocato tutta la partita negli stessi ruoli, Florenzi a destra e Perez a sinistra, con l'unica differenza che nel secondo tempo sia Florenzi che Perez hanno fatto una gran partita, il primo tempo facevano ride tutte e due. Sì, è vero, e soprattutto la differenza, è cambiata la partita, è cambiata le motivazioni, sono cambiati sinistra, gli stimoli, è cambiato l'ambiente e la Roma è cambiata. Sulla fascia sinistra poi di difesa della Roma c'era qualche spilungone di troppo e forse Bruno Perez, o Perez che dir si voglia, era più indicato di Florenzi, che è alto 1,60 m, e se deve andare negli stacchi di testa non ci può andare. Sì, ma lì era tutta la Roma che ha giocato male, non si sa per quale motivo, quindi voglio dire, perché sennò non si spiegherebbe la completa trasformazione del secondo tempo, no? Cambiando due interpreti che poi uno Perotti è sempre determinante, un giocatore fondamentale del quale non se ne può fare a meno, così a detta di tutti, e l'altro è Shaarawy, e l'altro anno ha fatto un grandissimo campionato, per cui tu hai cambiato due interpreti, ha messo un ragazzetto di 40 anni e ha messo uno che viene fischiato da tutti, quindi sono loro che hanno determinato questa differenza insieme a tutti gli altri, però sono loro, perché Dzeko ha fatto il gol, Dzeko si è procurato il rigore, c'era o non c'era, e Totti ha fatto delle giocate da quello che è lui, senza guardare dove stava il giocatore, ha fatto 4-5 lanci che solo lui sa fare, perché quelli anche a 40 anni li può fare, anche a 50 e a 60 li può fare, perché sì, lui se li fa da fermo li può fare.
capito? La classe lui ce l'ha e non è che, gli, che dimenticherà la classe tra qualche anno, lui anche tra qualche anno ce l'avrà sempre. Oh, ci scrive Daniele, penso da San Pier d'Arena, quindi a Genova. Dice, sì, adesso sarete contentissimi, ha vinto la vostra squadra, ma i meriti della mia li riconoscete sul campo almeno? Li riconosciamo tutti. Porca miseria, l'abbiamo detto dall'inizio. È un calcio bellissimo, la Samp. Lo abbiamo detto fin dall'inizio della puntata speciale di questo minuto 91esimo, che la Sampdoria ha giocato bene, ha fatto vedere anche degli schemi molto belli, molto progressivi, scambi di prima in velocità. Poi è chiaro che la bravura di una squadra, o la Roma o la Sampdoria, determina l'imparziale incapacità momentanea dell'altra squadra, perché se io riesco a fare quattro passaggi di seguito, arrivo in porta e segno, l'altra squadra qualche responsabilità ce l'avrà pure. Quindi pure il gol di Salah, la difesa della Sampdoria era schierata malissimo. È malissimo, il giocatore che doveva entrare su Salah non è entrato, ha lisciato, si è abbassato. È chiaro che molte volte gli errori, i gol possono essere frutto di un errore di un singolo, di uno schieramento sbagliato, e molte volte invece sono delle giocate da fuori classe, perché il gol di Totti, di Dzeko, è un gol da fuori classe. Tu sì, se ti riguardi attentamente che gol ha fatto Dzeko, è un gol da fuori classe, non è un gol di rapina, è un giocatore che ha i piedi che sono dei piedi importanti, non è uno che non sa come si gioca a pallone. No, questo è Dzeko, non ha grinta perché non ha le caratteristiche di Battistuta, ma questo è Dzeko. Quindi teniamolo per quello che è, perché io sono sicuro che se lui giocherà quest'anno ne farà tanti di gol. Poi li sbaglierà, si mangerà come tutti. Per carità, diciamo che Carlo Zampa è stato folcloristico al massimo, però ha detto censura, non dico nulla, perché se dovessi parlare poi dico qualcosa che non va bene, perché in quel momento se Dzeko avesse segnato quel gol che ha ciabattato male, parliamoci chiaro, il 3-2 era in quel momento e la partita si sarebbe potuta controllare di più. Invece siamo arrivati fino all'ultimo istante col fiato in gola, e quando ormai sospettavamo che forse ci poteva essere anche il pareggio, eccolo lì che c'è stata il calcio di rigore ed è finita 3-2. Mi sta scrivendo Maria, però dovete ammettere una situazione un po' anomala, perché se uno di 40 anni, come dite voi a Roma, ancora gliela molla bene, l'altri che so, 14? Aia. Che possiamo rispondere? No, lo è così. E intanto, come in tutti i settori della vita, ci sono i fuori classe, ci sono i buoni giocatori, i giocatori sopra la media. Totti è un fuori classe anche a 40 anni, quindi voglio dire, di Totti purtroppo ne sentiremo tutti la mancanza. Certo, noi romanisti, non i giornalai da quattro soldi, né tantomeno chi l'ha sempre criticato, ma noi da romanisti, io non sono uno di quelli che... Chi mi ha sentito e sa che io ho criticato molto le scelte di Garcia quando doveva far giocare Totti, e io sostenevo che per me Totti non può giocare una partita intera, perché non può, perché a 40 anni non è possibile giocare una partita intera se non da fermo e con le giocate che giochi. Allora, oppure giocare una partita intera quando la squadra gira tutta al 100%. Allora tu il pallone lo devi solo distribuire, ma quando devi correre, devi marcare, dribblare, Totti questo non ce l'ha più. Non ce l'ha più perché la forza fisica non c'è più. Anche se oggi devo dire che ha dimostrato di stare bene fisicamente, sì, parte tecnicamente, perché Totti è quello che è. Quindi è chiaro che noi riteniamo Totti un giocatore importantissimo, come lo è stato l'altro anno in finale di partite, perché diverse partite lui la ritorna, ricordiamo quella col Torino, da 2-1 a 3-2, anche quella, no? Come è entrato dalla panchina, sì. Ha fatto due gol. Quindi Totti è determinante per questa Roma, se entrerà a un quarto d'ora alla fine, a 20 minuti alla fine, perché? Perché ancora può, innanzitutto trova gli altri stanchi e quindi ristabilisce quasi la parità di condizione fisica, no? I suoi 40 anni, sì, con il fatto che gli altri hanno corso già per un'ora e 10, un'ora e 20, va bene? E quindi questo lo è. E poi lui ha una classe immensa che può mettere in difficoltà chiunque. Certo. Quindi su questo non c'è dubbio. No, non può essere un giocatore che
sul quale la Roma si ritarda da Totti e poi tutti gli altri. Non è così, la maglia secondo non va data Ferdinando, secondo Ferdinando, ti chiedo scusa, ma come arrivano i messaggi te li rigiro al volo, sì, così li possiamo commentare a botta calda, visto che qui non abbiamo lo schema di trasmissione che abbiamo in questa e la Roma, no? Ferdinando imputa le carenze, le lacune della difesa giallorossa al fatto che Fazio siede in panchina, perché dice tu devi schierare Florenzi dietro come terzino inventato quando potresti mettere Fazio, tentare di fare una difesa a 3 o a 4 con 4 mastini, Florenzi riportato sulla mediana o addirittura sulla tre quarti o sulla corsia esterna alta sarebbe di nuovo Alessandro Florenzi che conosciamo tutti, lui si sacrifica, si adatta, alla fine smarrirà la sua identità. Io sono d'accordo quasi totalmente, nel senso che secondo me la Roma, con il fatto di aver acquistato quattro centrali e più Rudiger che presto tornerà a giocare, è una squadra fatta per il 3-5-2. Tre centrali e il Fazio, secondo me, Fazio a parte Manolas credo che sia il più forte, sia più forte di Vermaelen che più forte perché tutti trascurano quello che è il curriculum di Fazio. Fazio ha giocato col Tottenham in Inghilterra, ha vinto col Siviglia due coppe UEFA o Europa League, quello che si dice, è stato un giocatore fondamentale e determinante, uno che ha il senso di posizione, non sarà veloce, però ha il senso di posizione, quando tu hai questo modo di giocare è difficile che ti vanno via, e poi in area di rigore il pallone di destra lo prende sempre lui. Sì, questo è vero. Forse se c'era Fazio ora non si può dire, ma con il Porto il gol non l'avresti preso, non l'avresti preso quello di Quagliarella oggi, perché lui dentro l'area di rigore il pallone di destra lo prende lui, alto 2 metri, ha il tempo di saltare, quindi arriva sempre prima. Io Fazio lo vedo molto bene, però siccome l'allenatore Spalletti, e non siamo né io né te purtroppo, è lui che viene pagato profumatamente, certo, per guidare la Roma, noi ci fidiamo di Spalletti, noi possiamo scambiare quattro chiacchiere così e esprimere le nostre opinioni che poi lasciano il tempo che trova. Sì, vabbè, noi ci proviamo a dare un'argomentazione a delle situazioni della squadra giallorossa, in questo caso perché è minuto 91esimo il post Roma-Sampdoria, proviamo a dire quelle che sono le nostre sensazioni. Io continuo sempre a insistere, e tu mi sei testimone da quando mi segui in questa avventura radiofonica, sia a modulazione di frequenza che in web radio, che io accetto le opinioni di tutti se sono civili, educate e corrette, perché siccome parliamo di calcio, il calcio secondo me è opinabile al 100%, nel senso che tu puoi rigirare una tesi, un concetto, te la puoi tirare come acqua al mulino tuo, e qui parlo pure dei ben pensanti e moralisti da quattro soldi che ci speculano sopra, però se io ho un'idea che per me Ubaldo, ecco, così non attacchiamo nessuno, è un campione, per te Ubaldo non è campione, ognuno rimane della propria idea, non devo passare io a offendere te perché tu non sei dell'idea mia e viceversa. Forse il rispetto delle idee qualche volta andrebbe pure bene, no? Quello credo che sia fondamentale, anche perché si sta parlando di una cosa ludica, quindi non è che stiamo parlando di una questione fondamentale di vita che decide i destini del genere umano, stiamo parlando di uno sport tra virgolette che dovrebbe essere un divertimento, invece è stato troppo esasperato un po' dai media, un po' dalle radio, dai giornali, dalle televisioni, sono state messe in contrapposizione delle stesse fazioni, tifosi della Roma messi uno contro l'altro per colpa di qualche giornalista prezzolato o di qualche opinionista che tutti conoscono. Quando si comincia a criticare la Roma spudoratamente e in malafede, allora dopo è chiaro che c'è quello che è più intelligente e dice ok, questo è uno che ce l'ha con la Roma a prescindere, è meglio che non lo seguo più. C'è invece quello che si fa condizionare, lo segue e si mette in contrapposizione magari anche con l'amico o il vicino da casa, però ricordiamo che bisogna ricondurre tutto ad un gioco. Questo è un gioco, è vero. Dalla partita poi è finito tutto. Senti, è chiaro, Stella, che io oggi passo una domenica più felice rispetto, certo, a quella, è normale, è passato se la Roma avesse perso. Oh. Stella invece ha scritto il suo messaggio. Forse vi è sfuggita l'involuzione di Nainggolan, soprattutto in quella posizione del campo che non è proprio la sua. Nainggolan dovrebbe giocare, come l'ha inserito Spalletti l'anno precedente, dietro le punte o dietro la punta se fa il 4-2-3-1. In quella posizione di centrocampo non mi è piaciuto affatto. No, ma anche a me Nainggolan credo che sia stato il peggiore in campo, però questo non è
secondo me, ma questa è un'opinione mia, non è un discorso di involuzione né tantomeno di posizione, evidentemente è lo svolgimento del gioco che l'ha portato a fare quello che ha fatto, a trovarsi in mezzo al campo, ha sbagliato tanti passaggi, ha sbagliato tanti contrasti eccetera, però da qui a dire che Nainggolan abbia avuto un'involuzione, insomma io aspetterei un attimo, perché ricordo che era una signora che ha... Sì, signora o signorina non lo sappiamo. Ecco, non lo so, volevo dire che a Roma con il Porto 9 contro 11 sembrava che Nainggolan fossero 8 in mezzo al campo. Sì, quindi. Quindi voglio dire, ma andiamoci piano su Nainggolan. Nainggolan è un giocatore determinante e fondamentale per questa squadra. Oggi evidentemente ha avuto una giornata no nel primo tempo come quasi tutti i giocatori e ha continuato anche nel secondo tempo, evidentemente, però non credo che sia un'involuzione. Oh, e invece stavolta la domanda te la faccio io. Redivivo i turbe. Quando si tratta di correre sulla fascia, correre e tentare di mettere un cross o tentare il tiro, non è secondo a nessuno. Come costruzione, però, secondo me mi lascia molto perplesso. Sì, è vero, ma il difetto fondamentale che lui deve eliminare, e credo che Spalletti riuscirà a eliminare, è quello di correre come un caprone. Lui abbassa la testa e corre senza vedere chi c'è vicino e chi c'è lontano, perché lui ripeto, tecnicamente e dal punto di vista della corsa e della grinta, lui è uno che può servire a questa Roma, può servire molto. E Spalletti sembra che ci stia puntando, perché insomma il fatto che l'abbia anche fatto entrare ieri, oggi, no? Al posto di Nainggolan proprio, quindi io credo che Spalletti lo sta dosando come lo deve dosare, sì. Fino a che non vedrà che il giocatore è quello che vuole lui. Io so che quando doveva andare adesso a Lione, perché aveva già definito tutto per il prezzo, ha detto no, questo non deve andare via, deve stare qua. Io ritengo che era già fatta per il Lione, cioè se ma Spalletti si è opposto, quindi ha detto no, questo ripeto, io non è che vivo a Trigoria, però è quello che leggo. Anche perché quando Salah andrà a disputare la Coppa d'Africa, perché penso che la sua nazionale lo convocherà senza la minima ombra di dubbio, ci mancherebbe altro. Tu sulla fascia uno che corre c'hai solo i turbi, se tu nel frattempo i turbi lo riesci a disciplinare tatticamente, nel senso che non deve correre solo a testa bassa come un caprone, ma deve saper per costruire anche l'azione, vedere il gioco e a chi passare la palla, secondo me non è male tenere i turbe, anche se non è quello Speedy Gonzales o quel Maradona che volevamo, non è di quella caratura lì, però può sempre far comodo perché è un ottimo cursore. Sì, soprattutto penso proprio di sì, e poi sarà lui il sostituto naturale, a meno che non ci vada Florenzi al posto di Salah. Bravo, e dopo chi lo fa il terzino però? Inventato. Sì, lo fa Bruno Perez. Perez, a quell'epoca avremmo recuperato Rudiger che può giocare a destra, l'ha fatto il terzino l'altro anno 2 o 3 volte, quindi voglio dire, io non mi sentirei abbastanza tranquillo, ripeto, secondo me la Roma è carente in mezzo al campo, la Roma ha pochi giocatori in mezzo al campo. Eppure tu c'hai Strootman, c'hai Nainggolan. Ma tu c'hai intanto De Rossi che è soggetto a infortuni, se tu ci hai fatto caso ogni tanto c'è il suo polpaccio che gli fa male. E poi c'hai Nainggolan e Strootman, e Nainggolan io mi auguro che lui possa fare, come ha detto Spalletti, 30-35 partite, ma io non credo. Il suo ginocchio è un ginocchio operato 3 volte, quindi qualche doloretto lo sentirà. È vero che lui è un gladiatore, uno che lotta su tutti i palloni, gli piace giocare, ha grinta. Però insomma sono pochi, perché tu parli di Strootman, Nainggolan e Paredes, se De Rossi si fa male. Pasquale, Paredes è respinto, praticamente torna in panchina e forse verrà ceduto, perché se tu non fai giocare Paredes non si capisce che cosa è accaduto. Allora io ammetto il mio essere profano in questa particolare situazione, non so se Paredes risentisse di qualche strappo o di qualche altra cosa, oppure è stata solo una scelta tecnico-tattica di non schierarlo. Ma io credo che nelle gerarchie della Roma De Rossi venga prima di Paredes. Questo sì, però tutti i giornali ci davano... vabbè, ma quello che danno i giornali, se fanno informazioni, le formazioni se scrivono come gli pare a loro, mettono i giocatori che gli piacciono a loro e che pensano che Spalletti metterà.
quindi noi le gerarchie della Roma, se De Rossi sta bene sempre gioca prima De Rossi e poi viene Paredes. Oh, sempre su Paredes, Antonella che ci scrive dal Quadraro, la precisa la zona giallorossa dalla testa ai piedi. Certo, come Paredes, il Quadraro. Esatto, Paredes si è seduto sui suoi allori perché nell'Empoli era un altro tipo di giocatore, più volenteroso, più voglioso, nella Roma non riesce a rendere almeno nelle prime uscite. Allora, io do in prefazione un input a Massimo Penso. Allora, nell'Empoli era lui il perno del centrocampo, indiscutibilmente era lui che aveva in mano la ragnatela del centrocampo dell'Empoli. Nella Roma, chiaramente, ci sono giocatori più forti e più affermati e lui, magari, da alfiere degli scacchi, è ritornato a fare il pedone di centrocampo. Forse è anche lì è una situazione psicologica, perché io Paredes l'ho visto calciare di destro, di sinistro, smarcarsi, proporre l'azione nell'Empoli, poi lo vedo leggermente impacciato nella Roma. È una sensazione distorta che ho, secondo te? No, non è una sensazione distorta, però io credo che Paredes è un conto giocare nell'Empoli, un conto giocare nella Roma. Quindi nella Roma ha i giocatori diciamo che hanno un'esperienza superiore, una sono anche più forti, perché insomma De Rossi, Nainggolan e Strott, ma al momento sono più forti di Paredes, e ciò non toglie che per me Paredes è potenzialmente un grande giocatore. Quindi giocatore... E tant'è che Spalletti l'ha utilizzato spesso, quindi non è che Spalletti non ha fatto giocare, per cui io non sarei così diciamo negativo nei confronti di Paredes, né tantomeno sul fatto che la Roma lo voglia vendere. Intanto la Roma non vende nessuno, perché come 5 minuti fa ho detto che siamo carenti a centrocampo, diamo via anche Paredes e poi chi ci gioca a centrocampo? Io e te. Apposta. Quindi per carità, non esiste proprio questo discorso. Paredes è un giocatore tenuto in considerazione da Spalletti, ma che va dosato quando la Roma, guarda, io ti dico questo, quando la Roma arriverà ad avere gioco di parole, un gioco diciamo più collaudato, sì, tipo quello di oggi, non frenetico, ma un gioco collaudato, Paredes giocherà spesso. Perché introdurre, come giocherà spesso Gerson, perché introdurre un giocatore in un contesto che funziona è meno fatica, un conto è introdurlo in un contesto che va ognuno per conto suo. A proposito di Gerson, scrive Pamela, si definisce Pamela ASR, quindi romanista, no? Certo. Ma Gerson quando lo facciamo giocare? Quando è diventato nonno e pensionato? Gerson ricorda Pamela che potrebbe giocare nella primavera nella Roma, per età, quindi... È bene che aspetti per giocare, perché Gerson è un giocatore che, come ho già detto precedentemente, intanto ha cambiato continente, ha cambiato alimentazione, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato calcio e allenamenti. Quindi il tempo di ambientarsi, però, di capire, bisogna darglielo, no? Ne fa eco Filippo, perché pure Filippo dice: abbiamo Gerson pagato fior di soldini e non lo facciamo giocare. Solo qui esistono queste difficoltà tecnico-tattiche umane, perché in Inghilterra, e vorrei ricordarvi in Premier League, prendono questi giovani da altri continenti, non ci pensano due secondi e li schierano titolari. E non è così, perché io ricordo a questo amico che ci fa il piacere e la cortesia di ascoltarci, che un certo Pogba è andato via dal Manchester quando era giovane, poi l'ha ricomprato a 110 milioni di euro il Manchester, quindi non è proprio così. Gerson giocherà quando sarà il momento di giocare, secondo me. Io in queste cose entro poco, Antonio. Gerson noi l'abbiamo ammirato molto spesso nelle partite che Sport Italia rimandava verso le 11:30, mezzanotte di quest'estate. È un giocatore a tutto campo, è un giocatore che dà del tuo al pallone e gioca a viso alto, soprattutto non ha paura dei contrasti, ha un dribbling addirittura a dir poco fenomenale. Sono d'accordo, perché solo ho visto Roma, le partite quando c'erano le partite del Brasile. Su Sport Italia ho visto anch'io giocare Gerson, però ho notato che dal punto di vista della grinta non ce l'ha. Cioè, lui è tutto Massimo, i pochettini come fanno in Brasile. Massimo, aspetta, allora, arriviamo al punto, perché io qui ti volevo portare, e non volendo telepaticamente mi hai anticipato. Non ha grinta. Che significa non avere grinta? Perché in Brasile si gioca tanto così per dare quattro calci a un pallone, no? No, non ha grinta nel senso che il calcio europeo è un altro calcio rispetto al Brasile, se no il Brasile non avrebbe permesso a vari giocatori andati via dall'Italia a giocare fino a 45 anni in Brasile.
ci sono giocatori che hanno giocato fino a 45 anni, perché? Perché come il Brasile no? è un calcio molto più samba e calcio, capisci? Che poi corrono pure là, perché non è che lì non corrono, perché ci sono giocatori che corrono, però lì ti permette a un metronomo, a uno che ha i piedi buoni, di giocare fino a quando vuole in Brasile. E è fuori di dubbio che il calcio europeo, e specialmente quello italiano, che è un calcio tattico dove ci sono le difese abbastanza chiuse, dove ti mozzicano proprio gli stinchi, e funziona così. Quindi Gerso, secondo me, si deve ambientare. Certo. Lui, lo sbaglio che ha fatto, più che lui l'ha fatto il padre, è quando lo scorso anno non ha voluto andare a Frosinone. Oggi avremo un giocatore già pronto. Bravo, perché proprio quello è il punto. Hanno pensato a un deprezzamento o a un declassamento del giocatore, in quel caso del figliolo. Però forse l'anno a Frosinone lo avrebbe preparato mentalmente al campionato italiano, perché lì era una squadra che lottava per non retrocedere, quindi doveva tirare fuori artigli, denti. Qui sarebbe cresciuto. Certo, sarebbe cresciuto, ma sai, la rovina di questi giocatori brasiliani giovani sono sempre i loro manager, che di solito sono i genitori, no? Sempre sì, il padre. O i genitori o i fratelli. Adesso sono quelli che rovinano, perché per loro, adesso, per il padre di Gerson, ma io mi metto nei suoi panni, sicuramente Gerson sarà, non dico Neymar, ma ci manca poco, capisci? E quindi questo non è così. Sì, Gerson sì, ha bisogno di, secondo me, ma io un mio giudizio, deve imparare, deve capire quello che è il calcio italiano. È vero che se tu non lo fai mai giocare, questo non imparerà mai, però ci sono partite e partite dove può giocare. Certo, sì, è vero. Per quanto riguarda sempre i calciatori nei campionati esteri, però nei campionati esteri ti perdonano anche qualche partita andata male, se tu hai valore ti fanno giocare, qui basta che sbagli una partita vai in panchina. Mi riferisco a Paredes. Paredes sta trovando in questa chat momentaneamente molti sostenitori, perché per qualcuno questa era la partita di Paredes, però ripeto, non ne sono a conoscenza, ma potrebbe essere anche che era affaticato muscolarmente o qualcosa. Potrebbe essere anche quello, e comunque io sono quasi d'accordo con tutti i sostenitori di Paredes, perché io lo ritengo un ottimo giocatore. Un giocatore che a 20 anni giocava nel Boca Junior non è che può essere una finta di giocatore, deve essere sicuramente un ottimo giocatore. E poi abbiamo avuto modo di vederlo con l'Empoli, io l'ho visto parecchie partite, proprio c'era sia Scoruspi che Paredes, e mi interessano perché sono giocatore a Roma, e Paredes ha sempre giocato molto bene. Però evidentemente qui ci sono, ripeto, delle gerarchie e degli equilibri da rispettare, oppure può darsi pure che oggi non era in condizioni di poter fare tutti i 90 minuti. Anche perché continuiamo a insistere che ci piaccia o no, un allenatore la Roma ce l'ha, e si chiama Spalletti. Certo. Quindi lui mi pare che abbia giocato titolare nella prima partita del campionato, Paredes, o la prima, o con l'Udinese, adesso mi sfugge, quindi titolare al posto di De Rossi. Mi sembra che abbia giocato titolare nella partita di ritorno o di andata con il Porto, quindi mi sembra che lo faccia giocare a Paredes. Scrive Maura: non sono romanista, ma nemmeno voglio offendere o calunniare i tifosi di un'altra squadra. Io sono, te lo dico subito, io sono del Milan, milanista a tutto spiano, però voglio fare un'osservazione. Per carità, Maura, perché non si può fare? Sono passati 40 anni, scritto tra virgolette, quindi è una frase simbolica. 40 anni fa c'erano De Rossi e Totti, ancora oggi ci sono De Rossi e Totti. Voi a Roma non guardate al futuro, non vi proiettate nel futuro, non credete nel futuro. Allora fate una cosa, prendete il freezer, il congelatore, ibernate questi due giocatori e poi giocherete sempre con Totti e De Rossi, anche quando io, lei e qualcun altro avremo magari 95-96 anni, giocheranno ancora Totti e De Rossi a 100 anni d'età. Bella come metafora, però quando nei momenti di necessità, di emergenza, o anche di ricostruzione, o anche di proiezione verso il futuro, De Rossi e Totti possono dare il loro contributo, perché non poggiarsi anche su loro? Massimo Penso. Beh, io scenderei le due cose. Intanto Totti è un giocatore che credo che solo per quello che ha dato e per quello che riesce ancora a dare
se il prossimo anno vuole un altro contratto, io gli farei un altro contratto. Poi giocherà in base a quelle che sono le esigenze della squadra e le decisioni del mister, perché Totti è un fuoriclasse, forse il più grande fuoriclasse che la storia del calcio italiano del dopoguerra ha avuto. Sarò di parte, ma io ritengo che Totti sia nettamente, forse Baggio era superiore a Totti, ma per il resto non credo che Del Piero possa essere considerato superiore a Totti. È superiore a Totti perché ha giocato nella Juventus. Eh sì, anche perché sicuramente se Totti avesse giocato nella Juve, manco già mi viene mal di pancia a pensarlo, evidentemente avrebbe vinto 4-5 palloni d'oro, perché allora Totti ha fatto delle giocate straordinarie. Le ricordo che a parte Piola, che gli hanno considerato anche i gol fatti nella parrocchia, nelle partite contro i parrocchiani, ma sì, Totti è il cannoniere in attività secondo nella storia del calcio italiano, quello che ha segnato più gol di tutti. Questo è per Totti. Per quanto riguarda De Rossi non è un Matusalemme. De Rossi mi pare che c'ha 32 anni e sebbene convocato ancora in nazionale, evidentemente anche i tecnici della nazionale ritengono che è un giocatore che ancora può giocare, quindi non è che noi viviamo di allora. Quando tu vedi De Rossi saltando a finire il contratto, è capace e facile pure che vada a giocare in America, che nessuno gli rinnovi il contratto, ma al momento è un giocatore integro e non è nemmeno vecchio. Mi pare che Maldini abbia giocato qualche anno di più di Totti. Soprattutto se ha risolto i suoi problemi fisici, perché è stato attanagliato da problemi fisici per ben 4 anni e mezzo, questo bisogna ogni tanto ricordarselo, perché esatto. De Rossi quando era integro, vabbè, anni fa correva molto di più, era più giovane, è logico, però un De Rossi integro è sempre stato quel giocatore in più a centrocampo che tutti avrebbero voluto, un De Rossi che sta a pezzi fisicamente, che anche come situazioni di vita umana ci sono state delle avversità, ma lì non entriamo perché fuori dal terreno di gioco. Insomma, io sfido chiunque con quello che ha passato De Rossi a livello umano e con tutti gli acciacchi fisici che ha avuto ancora essere De Rossi. Un altro giocatore, secondo me, se non fosse De Rossi si sarebbe già ritirato. Ma sì, ma poi voglio dire, De Rossi insomma anche lo scorso anno, al di là di quello che dice qualcuno che non lo può vedere, qualche opinionista che non sopporta De Rossi, e io credo che De Rossi sia stato uno di quelli che si è salvato nella Roma, che si salvava al momento anche che c'era Garcia, era uno dei pochi che usciva fuori dalle partite e giocava ancora come sapeva giocare. Per cui per De Rossi, ripeto, è un discorso, e per Totti un altro. Però per riparlare con la signora milanista, anche il Milan ha tenuto giocatori ormai alla pensione, qui ha fatto l'esempio Maldini, trattandoli poi in una maniera vergognosa, perché Maldini è stato trattato in maniera vergognosa dalla proprietà di posso Berlusconi. Dire pesce in faccia, Massimo? Quindi di che parliamo? È meglio essere trattati così? Noi da quando noi siamo a Roma, e per la Roma noi viviamo così, in questa maniera, viviamo di queste cose, di queste partite come oggi. Non abbiamo vinto niente, ma io non cambierei mai quella che è la storia della Roma con la storia della Juventus. No, perché no, assolutamente tutti quello che è la Juventus, perché i porti comandano. No, scrive Giorgia a proposito di Juventus, però dovreste ammettere, anche se quello che avete dichiarato del passato potrebbe essere parzialmente o completamente vero, che oggi la Juventus è un rullo compressore, un carro armato blindato che spiana tutti, perché ha la squadra migliore del campionato. Addirittura la mia Juventus ne ha due di squadre che potrebbero giocare. Tutte le altre squadre, tutte comprese, nessuna esclusa, sono al di sotto di una spanna. Per cui perché rosicate sulla Juventus? Altre? Noi non stiamo rosicando sulla Juventus. Sulla Juventus la cresca sempre di più, come dicono a Roma, la Juventus. Però voglio dire, la Juventus che goda di favori calcistici ed extra calcistici che gli permettono di diventare quella che è diventata, lo sappiamo tutti, perché se la signora che è juventina non vuol fare la faziosa come io faccio il fazioso della Roma, perché purtroppo noi tifosi siamo faziosi, dovrebbe andare a leggere un attimo la storia dello stadio della Juventus, come è stato costruito, con quali fondi, con quali soldi. Il comune di Torino l'ha tolto a una proprietà che già ce l'aveva e l'ha regalato alla Juventus.
che gli ha permesso di fare una cittadella dello sport dove ci saranno introiti in miliardari. Aspetta, allora il comune di Torino dovrebbe aver dovrebbe aver fatto questo, perché noi lo leggiamo dai giornali, lo sentiamo dai notiziari, lo leggiamo sui siti. Qui a Roma invece la costruzione del nuovo stadio sembra che sia più facile costruire una seconda basilica di San Pietro, o mi sbaglio? Sì, questo è così. Adesso però purtroppo c'è, secondo me ormai, un discorso di lana caprina in questo senso, che il Movimento 5 Stelle prima in campagna elettorale ha sbandierato che non l'avrebbe fatto né le Olimpiadi e nello Stadio della Roma se non avesse ravvisato la pubblica utilità. Sì. Evidentemente quando sono andati a esaminare le carte del progetto dello stadio si sono accorti che tutti questi problemi non c'erano e quindi ora non può fare marcia indietro e dire ok, diamo l'ok allo stadio, e quindi sta facendo ostruzionismo, tant'è che ha spedito la documentazione alla regione per la conferenza dei servizi senza dare il suo parere favorevole alla pubblica utilità. Ma questo è un fatto già sodato, perché il parere di pubblica utilità l'ha dato già la vecchia giunta. È vero. Si stanno rimbalzando la palla da uno all'altro. Se ci fossero stati problemi, lo stadio l'avrebbero stroncato. Secondo me il Movimento 5 Stelle non può fare marcia indietro, non può dire mi sono sbagliata, questo stadio si può fare perché è tutto nelle regole. A proposito di nuovo stadio, ci sono state le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi in settimana, e avendolo seguito lui ha parlato da un punto di vista artistico architettonico e ha detto: signori, lo stadio bisogna vedere se si può costruire in quella zona o no, però quella è una cosa che riguarda i geologi, non me. Io dico soltanto che a livello architettonico è un obbrobrio. Non può esistere uno stadio fatto in quella maniera. Dovrebbero reinventarsi un nuovo progetto, e allora sì che lo stadio con la cittadella dello sport potrà vedere la luce. Poi, se non ho capito male, tra le righe ha detto certo che se fosse fatto in un'altra zona dove non si congestionasse il traffico, la circolazione al di fuori della cerchia urbana e via discorrendo, sarebbe ancora meglio. Queste dichiarazioni di Sgarbi che sensazioni ti danno? Ma le sensazioni mi danno le sensazioni di uno che evidentemente nel corso degli anni è un po' fuso sotto certi aspetti. E perché? Perché ogni tanto parla a sproposito, perché intanto quello che sono il congestionamento delle strade la Roma si è impegnata a fare delle sopraelevate, si è impegnata ad aumentare la linea della metropolitana, si è impegnata a fare una serie di operazioni extraurbane e urbane che aspettavano al Comune di Roma e che invece farà la Roma con soldi di privati. Questo è un punto primo. Secondo poi la riqualificazione di una zona paludosa, di una zona dove ci sono tante cane grosse 12 metri lì a Tor di Valle. Per chi non conosce Roma, non lo sa, ma quella è una zona che sta nel degrado più assoluto tra mondezza, rifiuti, prostitute in mezzo alla strada e tante cane, quello c'era in quella zona lì. E la Roma lo riqualificherà. Il rischio idrogeologico, ci sono stati degli esperti che hanno stabilito che non c'è nessun rischio idrogeologico, per cui tutto quello che viene fatto contro lo stadio della Roma viene fatto perché c'è chi ha altri interessi. Primo, chi voleva costruire lo stadio da Roma invece affidato ad altri personaggi che non sono loro. E avendo quotidiani al fianco, bravo, ma è lo stesso discorso delle Olimpiadi. Tu lo sapevi che questo ho letto sul giornale io, che Caltagirone ha stanziato 300 milioni di euro per fare il villaggio olimpico? No, non lo sapevo. Ecco, te lo dico io l'ho letto. 300 milioni per fare il villaggio olimpico, 300 milioni di villaggio olimpico, se non si fanno Olimpiadi, che c'è dato il villaggio olimpico te? No, non lo so, lo puoi mettere come cronista. 300 milioni. Non mi ricordo dove l'ho letto, su internet o da qualche parte. Questo è quello che ho letto io, ma poi bisognerà verificare. Però sembra che ci ho stanziati o che ha preventato. Quindi i suoi interessi ce l'ha. Vorrei aggiungere un altro particolare. In quella zona, per tanti anni, perché io ero bambino, mi ci portava mio papà buonanima, c'era l'ippodromo da quelle parti, se non vado errato. E c'era Tor di Valle. Esatto. Tor di Valle c'è stato allora, tanto, Tor di Valle, non si sono mai affogati i cavalli. Oh, Tor di Valle non è mai sprofondata, nonostante che ci fosse anche all'epoca il problema della falda acquifera. Però sta falda acquifera... Sta lì, Roberto.
Non è che hanno spostato. Brava, allora la falda acquifera che non ha dato problemi perché c'è stata sempre prevenzione, controllo, vigilanza e via discorrendo, che non ha dato problemi all'ippodromo, dovrebbe dare problemi proprio col nuovo stadio, perché tu col nuovo stadio è chiaro che devi fare prevenzione, controllo, vigilanza, chiamare i geologi, gli esperti, ma è normale quello. Se tu lo fai all'acqua di rose, è chiaro che qualsiasi costruzione che tu fai all'acqua di rose, poi magari alla prima avversità atmosferica ti presenta il conto e magari viene danneggiato, addirittura si distrugge, causando anche tragedie che dovrebbero essere evitate. Ma questo, ma dipende... poi parlano, loro parlano di troppo metri cubi di cemento. Lì il 60% dell'area sarà adibita a parco pubblico, a verde. Il 60% sarà adibita a verde, questo io ho visto. Poi è chiaro che il potenziamento della linea metropolitana ci deve essere, anche perché vorrei ricordare che il trenino Ostiense, che parte da Piramide e arriva a Ostia Castelfusano, praticamente ogni tanto si blocca, ogni tanto si inceppa. Lì deve essere studiato un incremento delle corse, ma non soltanto quando dovrebbe giocare la Roma. Ogni giorno dovrebbe essere garantito a chi abita a Ostia, Cilia, Tor di Valle, un viaggio sicuro fino al capolinea di Piramide, perché non è possibile che ogni 15 minuti in un giorno feriale si rompono 2-3 treni. Ma certamente, queste sono tutte cose che andranno fatte e molte sono previste in questo progetto dello stadio che verrà fatto da parte dei privati. Quindi questo ostracismo mi fa pensare, sai, Andreotti diceva qualche volta per San Male ci si indovina, cioè perché solo in un paese come questo, in una città come Roma avvengono queste cose? Ma non ci sarà qualche cosa che qualcuno magari voleva su Parpanino? Oppure che voleva, perché che ci voleva per il problemi suo... su questa cosa? Allora, se un progetto viene dichiarato non soddisfacente, oppure non di pubblica utilità, basta, lo dichiarate, la giunta lo dichiara, finisce il discorso, arrivederci, grazie, andate a trovare un'altra area. Però sinceramente, mettiamola così, deve essere chiara la posizione della giunta comunale in merito alla costruzione del nuovo stadio. Siamo d'accordo, oppure che c'è la giunta precedente che aveva detto ok, no, noi non ci siamo, non lo costruite, però fare un ping pong tra sì, no, forse, non so, non giova né a coloro che vogliono costruire ed edificare questo nuovo progetto, perché alla fine io ti potrei dire: Massimo, ritiriamo i nostri capitali, sai, ti dico, se lo fanno da soli il nuovo stadio, uno. Certo. E secondo, non fa bene nemmeno alla vita politica e quotidiana, perché gente che è sempre indecisa, che non sa quale pesci prendere, poi la bella figura davanti al popolo non ce la fa, e per lo stadio della Roma, il nuovo stadio della Roma, e per il nuovo stadio della Lazio, e per cose, per situazioni molto più serie e molto più gravi che stanno tenendo immobile questa città ormai da 3 anni a sta parte. Beh sì, ma è così, purtroppo sai, io ho sempre sostenuto che uno dei grossi, cioè il primo cancro, tra virgolette, che va estirpato da questo paese è la corruzione. Perché quello, poi da quello si determina tutto il resto, no? Quindi costruire devi passare attraverso 10 persone, perché la burocrazia è lo specchio della corruzione. Quando tu per fare una pratica devi passare attraverso 10 persone e ognuno ha potere decisionale, e c'è ogni stato tutte fermi, capito? Perché l'uomo è nato per essere corrotto, purtroppo, l'uomo in genere, non l'italiano, l'uomo in genere. Ha solo questione di prezzo, questo è il mio pensiero. Per cui è chiaro che in tutte queste grandi opere, queste sono delle opere che portano lavoro a 2000 persone, che portano un indotto che non finisce mai, con negozi, bar, ristoranti, cinema, intrattenimento, concerti. Tu immagini le migliaia di gente che va tutti i giorni alla zona dello stadio, del nuovo stadio della Roma. Sono soldi, sono miliardi che entrano nelle casse della città di Roma. Va bene, perché poi la moneta rigira, l'economia rigira, quindi le stesse casse della Roma, quindi tutte queste cose, c'è gente che vuole evidentemente metterci le mani sopra. Questo io penso che sia, se no non ci sarebbero altri motivi, perché se un progetto è stato fatto, ci sono 600.000 pagine, quante ce ne stanno? Io non lo so, per il progetto, perché ci vogliono 3 anni per leggere tutto il progetto, e siamo a questo punto. Ecco, poi il progetto, bravo, hai calcolato anche un'altra cosa, l'enciclopedia del progetto, dice, che vuol dire? È vastissimo, ci sono migliaia e migliaia di paragrafi, se un povero
cristiano, se un povero comune mortale ci vuol capire qualcosa, lì ti perdi nei meandri. Allora anche chi redige i testi, ma lo vuoi mettere in un modo univoco, chiaro, alla portata di tutti? Perché io oggi come oggi, se vado a leggere quel progetto, dopo non c'ho le idee chiare perché deve essere costruito o non costruito, entro di più in tilt e in confusione, quindi anche il modo di presentare che mi dà lo spunto per pensare a quando si componevano i testi di legge con vocaboli ormai obsoleti, con vocaboli complicati, dove quando tu andavi a leggere il paragrafo, alla fine a Roma facevamo, ma che vuol dire questo? Che significa? Si rende difficili le cose facili, questo purtroppo si fa perché così almeno la gente capisce poco e non ha modo di contestare, né tantomeno modo di dire ma questa cosa non va bene. In tutte le cose, tu, una piccola parentesi apre e chiuso, guarda te, parlano della riforma della Costituzione, c'è un articolo che prima c'era 10 righe, adesso ce n'ha 497, loro parlano di riforma semplificata, se da 10 righe passi a 497 per lo stesso articolo, tanto semplificata non dovrebbe essere. Io ritengo, ritengo parleremo in altri periodi. Ritengo che passare a tutti questi articoli tu complichi, e se complichi e intrecci e fai la giungla e fai un labirinto del quale non si trova l'uscita, vuol dire che tu vuoi mettere in confusione il lettore o la lettrice. Allora che cosa nasconde questa riforma costituzionale? Perché poi il dubbio, la sensazione ti viene, magari, che ne so, dico un attimo per assurdo, Renzi e Boschi hanno le migliori intenzioni, ma se quello è lo sviluppo ideologico dei loro contenuti, io già scettico ero prima in partenza, divento completamente scettico su loro due che vogliono cambiare la carta costituzionale. Ma ascolta, Roberto, il morto è nella bara, come si dice, no? Se noi siamo, indipendentemente da chi ha eletto o meno Renzi, no? Perché il Presidente della Repubblica aveva la facoltà di dare l'incarico a chi voleva lui, va bene, anche se non era eletto dal popolo. Quindi gli ha dato l'incarico per fare il governo, perfetto. Ma se la Corte Costituzionale ha deciso che i politici che sono stati eletti con una legge anticostituzionale, quindi la legge che c'era prima il Porcello era anticostituzionale, tu stai esercitando il tuo potere per frutto di una legge anticostituzionale, come fai a riformare la Costituzione se sei illegittimo costituzionalmente? Perché tu stai lì in un posto dove non ci dovresti essere, né tu né tutti gli altri politici, perché la legge che ti ha eletto, va bene, è anticostituzionale. Questo è dichiarato da là, quindi loro che cosa dovevano fare? Lui doveva fare, ricevere l'incarico, fare una legge seria che è ritenuta costituzionale e dare le dimissioni e mandare il popolo a votare, questo doveva fare, non incollarsi col sedere sulla sedia per 5 anni. Sì, ecco, appunto, noi lasciamo aperto. No, svariamo poi, se vuoi io sai che Lo vedi, già abbiamo Barbara che ha detto di calcio. Già Barbara mi sta scrivendo, hai scritto sul titolo minuto 91esimo post Roma-Sampdoria. Beh, vabbè, la Roma coinvolge anche il discorso dello stadio, dobbiamo rientrare al calcio giocato. Allora, abbiamo vinto con sofferenza, con atroce sofferenza anche da parte nostra che stavamo davanti ai teleschermi o stavamo presenti allo stadio. Ci sono le prossime partite e qui la gente dall'entusiasmo di questa sera, che è giusto, che è positivo oltre ogni limite, oltre ogni confine, perché mi mandano disegni di bottiglie di spumante, di champagne, però quando è stato chiesto adesso da Manuela Fastini qui in redazione ma il dopo, adesso che Roma vedremo nelle prossime partite, sto clima champagne comincia piano piano a scendere. Allora sentiamo un attimo le tue considerazioni sulle prossime partite della Roma, perché è vero che i corsari, i pirati hanno ispirato Emilio Salgari, hanno ispirato enormi autori della letteratura e anche enormi registi per film di avventura che sono bellissimi da vedere e da rivedere. La realtà è un'altra, cioè io devo avere una Roma solida, con una base solida, in maniera tale che possa insidiare la Juventus e il Napoli. A sto punto le rimetto tutte e due, Juventus e Napoli, per quanto riguarda il campionato italiano, lo scudetto italiano, ma anche una base solida, perché è vero che il girone UEFA è alla portata della Roma sulla carta, ma tu le partite le devi giocare, anche a volte i moscerini tirano fuori gli artigli. Certo, ma il rischio è che queste partite vengano prese un po' sotto gamba,
che vengono messe le seconde linee, che le motivazioni non ci sono. Questo succede, è successo a Roma qualche anno fa, che fu addirittura eliminata da una squadra improponibile, però questo è nel DNA della Roma. La Roma è una grande avventura. Che questo oggi può fare una cosa mitica e domani cade nuovamente nella polvere, perché o perché un blocco mentale, o perché i giocatori non hanno voglia di giocare, o perché non lo so quello che succede, che scatta nella mente dei giocatori. Perciò non è che oggi con questa partita noi siamo usciti fuori da un tunnel, diciamo che da domani la Roma vedrà i giocatori. No, io mi aspetto sempre la solita Roma, io mi aspetto una grande partita a Firenze per esempio, perché lì le motivazioni possono essere diverse, perché lì affronti una grande squadra, perché affronti una città diciamo nemica tra virgolette, il clima è quello che è, e quindi puoi fare una grande partita a Firenze, poi magari a domenica dopo non so con chi giochi e ti ricadi nella stessa partita che hai fatto oggi con la Sampdoria. Deve essere... con l'Udinese il primo tempo, tu non è che hai fatto una gran partita. No, assolutamente, ma deve essere una crescita, diciamo, prima di mentalità, devi acquisire una diversa mentalità che la città di Roma ti propone come difficoltà, nel senso, vivendo a Roma, perché questi non è che vivono dentro una capsula di vetro o dentro una campana di vetro, vivono la vita di tutti i giorni a Roma. Roma ti può distrarre con mille situazioni differenti, mentre invece Torino, in questo caso perché la Juventus sta a Torino, e Milano nei tempi d'oro ti danno maggior concentrazione? Sì, in parte può essere vero, perché voglio dire, forse per Torino, non per Milano, perché Milano non credo che sia al punto di vista delle distrazioni inferiore a Roma, anzi qui ci sono giocatori che partono e lunedì sera e vanno in discoteca a Milano, Milano è sicuramente da quel punto di vista diversa. Secondo me la cosa che cambia tra Roma e Milano è a livello di organizzazione, cioè una squadra per essere veramente considerata una squadra forte devi avere innanzitutto una grande società con personaggi al posto giusto, gente, manager che sanno quello che fanno. Ecco perché io ho fatto un plauso alla Roma per l'acquisizione di Gandini, perché Gandini è un uomo di provata esperienza internazionale a livello organizzativo e ristrutturativo, di ristrutturazione. È l'ideale per questa società se vuoi crescere da questo punto certo, di vista. Ti posso e dire lo se sarà il tassello finale. E se poi nel suo cuore milanista, napoletano, juventino, laziale, sono affari suoi. A me interessa che... Non importa a me, ma bravo, adesso cominceranno il solito pagliaccio, comincerà a dire che questo è da Juve, che questo è dell'Inter, che questo è dell'A, ma è un pagliaccio quello che lo dice. Se... E chi gli va dietro è un altro pagliaccio chi gli va dietro. Scusa, ma se nell'aspetto professionale... Per anni ha detto che Sabatini è laziale, ma ha lavorato con la Roma però. Allora, guarda, ti porto un termine di paragone, anche se improprio perché entriamo in casa altrui. Angelo Gregucci, ce lo ricordiamo tutti, era lo stopper della Lazio di diversi anni fa. Oggi Angelo Gregucci è l'allenatore in seconda dell'Inter di Milano, ok? Ci siamo fino a qui. Allora, chiesto ai tifosi interisti che sensazione avessero di Angelo Gregucci, insomma, qual era il commento, il primo commento, perché dice è una figura della Lazio, lo sanno tutti che è lazialissimo. Hanno detto l'importante è che renda bene come vice allenatore e soprattutto quando sarà chiamato e sul campo e su altri versanti a dare il proprio contributo. Poi lui potrà essere, è della Lazio, perché si capisce lontano meglio, Gregucci è Lazio. Però vogliamo vedere la sua validità professionale nell'ambito come vice allenatore. Allora, a Milano si ragiona così. A Roma, Sabatini. Ma Sabatini è da Lazio. Ma può far bene a Roma? Ma che ci avevamo uno da Lazio? Cioè, siamo, caro Roberto, molto provinciali da questo punto di vista. E lo dimostra il fatto che non ti puoi scambiare un giocatore tra la Roma e la Lazio, perché sennò Dio te ne scampi e liberi. È successo un macello quando Manfredonia venne alla Roma e quando Cordova andò alla Lazio. Però Cordova, attenzione, Cordova si riscattò il cartellino perché c'era la moglie. Ma comunque era un giocatore che stava alla Roma, andare alla Lazio era un oltraggio colossale. Ricordiamo... Per i romanisti che c'era andato. La Roma l'aveva ceduto. Avevano ricevuto come giocatore. Massimo, Francesco Cordova, detto Ciccio, era stato, diciamo, tra virgolette, scaricato al Verona. Fu lui che si riprese e disse no, io al Verona non ci vado, mi ricompro il cartellino e rimango qui in città a giocare. Ma a prescindere da questo, il discorso è proprio il provincialismo di Roma. Se tu guardi bene, Milano si sono scambiati fior di giocatori.
pure per fare Inter, Camilla Inter, da Seedorf a Pirlo si sono scambiati senza fare Pirlo, senza dire niente. Lo stesso discorso è avvenuto a Genova. Genova, Montella ha giocato nel Genova e nella Sampdoria. È vero. Quindi noi non è possibile che noi ci abbiamo. La Roma aveva preso Giordano non è potuto venire a Roma proprio per questo motivo. Perché quando prese Manfredonia e Dino Viola, prese anche Giordano. Capito? E questo non si poteva fare a Roma. Perché? Perché subentra una persona qui e quella è laziale, ma a me non mi interessa. Sta facendo una professione. Se lui gioca bene, a me non mi interessa dei suoi trascorsi, non mi interessa. E poi se vogliamo crescere, esistono anche gli scambi tra Roma e Lazio, ma qui non succede. Qui non succede perché purtroppo il tifo a Roma è un tifo velenoso. Io c'avevo il povero mio zio, che lui, tifoso della Lazio, vedeva a Roma quando giocavano in contemporanea, perché doveva bufare. Vabbè, questo fa parte del nostro folklore, però. Ma che folklore? Io c'è Roma-Lazio, mi metto a vedere la Lazio, guarda la Roma. No. Io la Lazio la bufo pure io, perché è un divertimento, è uno spasso. Bravo, fermo. Quando gioca lontano dalla Roma, no? Quando gioca in contemporanea. Puntualizza un attimo questo. È un divertimento, però per determinate persone il divertimento sfocia in una rabbia, in un rancore, a volte in un odio sviscerato che non ha motivo di esistere. Non ha motivo di esistere. In un paese, in un mondo come questo, già si vive male per tanti motivi molto più importanti e etici e di sopravvivenza, di gente che muore di fame, di gente che non ha casa, di gente che ha perso la casa e ha perso parenti come nel recente terremoto. Noi stiamo ancora a litigare per la Roma e per la Lazio, ma siamo veramente degli idioti da questo punto di vista. Sì, cioè dovremmo restituire alle squadre di calcio, in questo caso della nostra città Roma e Lazio, il giusto valore e stop, punto a capo. La giusta importanza e basta. Io mi ricordo quando ero bambino, ragazzetto più che bambino, andavo allo stadio quando lo stadio, la curva sud, c'erano romanisti e laziali mischiati, non c'era la divisione, ognuno andava dove gli pare dentro la curva. E io avevo un amico carissimo che era laziale, bene, lui veniva a vedere tutte le domeniche a Roma con me e io andavo a vedere la Lazio con lui tutte le domeniche, ma noi ci prendevamo in giro, ci spottevamo, facevamo le scommesse, finiva lì, allo stadio se succedeva che litigavi, facevi la scazzottata per andare a verbale e prendevi il caffè. Oggi devi stare attento, tirano fuori il coltello, tirano fuori pistole, ma per carità, ma che è un mondo questo? Questo non è dovuto al calcio, evidentemente è lo specchio della società, no? Che poi dopo la gente sfoga i propri istinti, i propri malesseri, li sfoga nel calcio. Oh, posso dove li può sfogare? E ad alcuni che fanno politica, pur di opprimere il popolo, fa comodo che il popolo si sfoghi nel calcio e non pensi veramente invece ai problemi della vita sociale di tutti. Perché distraggono da quelli che sono i problemi seri, no? E con il fatto che loro sono contenti se i giovani si ubriacano o se fanno, perché tanto a quel punto una volta che sono ubriachi o drogati non rompono le scatole, no? No, non esiste. Allora, chiudiamo adesso rientrando sul tema originale, gioia immensa per oggi, che è stata una partita rocambolesca sotto diversi profili, anche quello dell'attesa tra il primo e il secondo tempo, quando pensavamo che la partita sarebbe potuta essere rinviata, invece si è rigiocato. Il terreno dell'Olimpico, questo è il dato positivo a livello tecnico oggettivo, ha drenato bene, cioè con tutta quell'acqua che è venuta giù, io mi aspettavo le pozzanghere. Quando hanno ricominciato a giocare le pozzanghere non c'erano più, il pallone rimbalzava, non dico benissimo, però molto bene, in maniera tale da poter effettuare sia il gioco della Roma che della Sampdoria. Mi scrive Barbara, non so se la Barbara di prima, comunque mi scrive Barbara: certo, per voi le partite devono durare 4 ore, tra il primo e il secondo tempo ci vuole 1 ora e 20 di riposo perché non avete le gambe, state sulle gambe e fisicamente siete a pezzi. Allora chiedete per voi un intervallo di 1 ora tra il primo e il secondo tempo, vedrete che le vincerete tutte. Vabbè. Questo è simpatico. Complimenti per la simpatia. Vabbè. Questo va deciso a Roma, adesso sta ferma 1 ora e mezza. Veniva giù la grandine. Porca miseria. Dire, non si poteva neanche entrare. Se entravi con ombrello ti bucava l'ombrello. Quindi lì il problema è che l'arbitro ha deciso di aspettare l'ora, 1 ora e mezza, 1 ora e 20. Cosa che non è successa a Genova, dove l'arbitro ha buttato il pallone in 3-4 zone del campo. Non rimbalzava e ha mandato tutti a casa. Quindi questa è la discrezionalità dell'arbitro. Adesso che la Roma si è voluta riposare, allo stesso discorso si è riposato pure ecco, la Sampdoria. Ecco, bravo, fermo. Roma. Allora, 1 ora e 20 ha riposato anche la Sampdoria, mica solo la Roma. E tutte e due. Ma no, ma è stata molto simpatica come battuta. Me la prendo come battuta. Probabilmente... ed è
devo dire, mi ha fatto ridere. Probabilmente la Roma è entrata con la mentalità sbagliata all'inizio della partita. Evidentemente la partita sono state due partite completamente diverse. Comunque, per ritornare al tuo cappello iniziale relativamente al campo, io devo fare un plauso veramente a Kim la manutenzione del campo, perché è stato eccezionale. Io ho visto la partita del 3 settembre contro l'amichevole per beneficenza per Amatrice, sì. E il campo era pieno di buche, l'Olimpico era pieno di buche, non c'era, c'era tutta sabbia che s'astava, l'erba non c'era più. Non capisco, questi sono riusciti nel giro di almeno una settimana di rimettere lo stadio in quelle, il campo in quelle condizioni e di drenare un diluvio di proporzioni catastrofiche. Oh, questo però va applauso dell'organizzazione attuale, sì, dello stadio olimpico, che mi dicono dovrebbe essere diversa rispetto alla precedente, per cui non essendo io addentrato... Io ho fatto un plauso a chi l'ha fatto, non lo so chi sì, è. Sì, no, no, mi dicono che l'organizzazione interna della cura del Prado, dell'Olimpico, è affidato in modo diverso, cioè, ma scusatemi, qui ce l'ho con la mia regia, ma in modo diverso significa che ci sono altre persone, altri responsabili, o addirittura sono stati chiamati altri giardinieri e altri botanici? Questo mi dovreste far capire, se facciamo in tempo per fine trasmissione a dirlo, magari potremmo essere più chiari. Però è un plauso tecnico, sì, perché nel giro di una settimana trasformare un campo di patate in un campo bellissimo e da quel drenaggio eccezionale vuol dire che è stata fatta un'opera straordinaria. Sì, 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 probabilmente abbiamo in senso lato, come Stadio Olimpico, come CONI, finalmente abbiamo trovato un team affiatato di esperti che sanno il loro mestiere e sanno sviluppare la loro professione, ci mancherebbe altro, anche perché mi si dice che invece in certi stati del sud Italia, della Puglia, molte partite dei campionati minori, alcune anzi partite dei campionati minori sono state rinviate anche per piogge meno intense, perché alla fine erano a acquitrino, quindi da lì ricominciamo a discutere poi della cura dei campi e via discorrendo. Comunque lanciamo pure un appello parallelo: Roma e Lazio, adesso usciamo un attimo fuori dai ranghi del tifo, devono avere i loro stati, così come ce l'hanno il Torino e la Juventus, così come ce l'avranno a breve Milan e l'Inter, perché coi cinesi si fa subito presto, rapidamente a cercare di costruire nuove situazioni. Solo qui a Roma le due società, la S Roma e la SS Lazio, trovano miliardi di difficoltà e di pastoie burocratiche che non si possono muovere. Perché mi ha scritto bene adesso Giuseppina, io sono della Lazio, ma le difficoltà che voi avete nella zona laggiù di Tor di Valle ce l'avevamo avute noi nella zona della Tiberina, dove lo stadio a quest'ora era bello che pronto. Ma sì, ma questo è sempre il discorso di quello che ti dicevo prima, la burocrazia è quello che, diciamo, è il paramento della corruzione, secondo me, la burocrazia, perché senza burocrazia, senza passaggi tra 10-15 mani, non ci sarebbe corruzione, no? Quindi evidentemente tu immagina cos'è, che vuol dire costruire uno stadio, quanta l'edilizia che spunto ha. Quindi è chiaro che c'è questo, e purtroppo non diciamo niente di anormale, o che non si può dire, che in Italia impera la corruzione, no? Ce ne abbiamo a centinaia di scandali. O la corruzione, oppure senza avere la corruzione, se i progetti e la realizzazione degli stessi non finiscono sempre agli stessi identici personaggi. Sette com'era? Sei personaggi in cerca d'odore era Pirandello. Allora che vuol dire? Non c'è la corruzione, perché sono sempre gli stessi che costruiscono? Perché costruiscono, dovrebbero costruire ad Amatrice, dovrebbero costruire una scuola secondo il sistema antisismico e poi la scuola crolla? Cioè, che vuol dire? Lì se non c'è corruzione là in mezzo che cosa c'è? Vuol dire che qualcuno ha preso le mazzette là, sicuramente in quella scuola, e non ha fatto le cose come doveva fare, perché non era in grado di farle, ecco, perché siccome non più farla così, però, Massimo, se no non sarebbe crollata. Allora, la magistratura ha aperto un'inchiesta, siccome ancora non sappiamo, siccome la magistratura ancora non ha emesso nulla di negativo, noi abbiamo la sensazione che qualche mazzetta sia girata, questo è fuori discussione, però non possiamo dire è girata, abbiamo la sensazione Ma non è che... girata niente, però qualcosa è sospetto che... Esatto, sì, è sospetto, sì, sì, sì. Perché se tu una cosa, vinci un appalto per fare una casa antisismica e poi questa casa non è antisismica, allora qual è il motivo? O tu sei uno che ha frodato
l'appalto, nel senso che hai fatto le cose con materiali scadenti, e questo lo scarterei, perché lì ci deve essere un direttore dei lavori che va a controllare quello che tu hai fatto. Certo. Prima di dare l'ultimazione dei lavori, te devi controllare che hai fatto il progetto secondo le norme antisismiche. Se tu non l'hai fatto secondo le norme antisismiche, delle due l'una, o te ti sei intascato i soldi o te sei un incompetente. È vero, è vero. Allora, io rispondo a Maria che mi scrive: non fare il bacchettone con il tuo ospite. Allora, io non faccio il bacchettone con nessuno, non mi sono mai permesso di salire sugli scudi, ma avendo un microfono acceso io sono obbligato per legge e per regolamento a precisare determinate situazioni, come quando tutti i miei ospiti e gli ospiti delle altre trasmissioni danno delle affermazioni, per ipotesi quello truccava le partite. Dice: ma tu l'hai vista la scena? No, l'ho letta. Allora, per legge si è obbligati a citare la fonte di riferimento, cioè ho letto questa notizia sul giornale di Barba Blu. Il giornale di Barba Blu, anche se non puoi dire il giorno, in un articolo precisava che Mago Barba Blu ha dato le mazzette affinché il campionato del Mago di Oz andasse, che ne so, alla Stella Cometa. Ok? Allora, ed è giusto anche dire ed evidenziare che ancora la magistratura non si è pronunciata. Però, nonostante che non ci sia una pronuncia della magistratura, io mi trovo concorde con Massimo Penso, non al 100, al 1000%, perché il sospetto e la sensazione che siano girate delle mazzette perché quella scuola si è sbriciolata come un biscotto, ce l'ho. Non posso accusare nessuno, non posso dire nulla di più, ma la sensazione e il sospetto sono soggettivi e personali, e quello non ce lo può togliere nessuno dalla testa. Questo chiedo scusa Massimo come precisazione di redazione. Perché sì, ma io ti ringrazio per la precisazione, io questo volevo dire, che il sospetto comunque c'è, perché se una cosa deve essere costruita secondo delle norme e poi crolla, allora delle due l'una: o tu hai preso delle mazzette e quindi hai costruito così, oppure sei un incompetente. Bravo, io spererei. Non c'è un'altra soluzione, non è che mi può dire: no, io sono bravo, però mi è crollato lo stesso. No, perché se era antisismica non doveva crollare. Massimo, ecco, io spererei più nella incompetenza. E allora, però sicuro che siano stati incompetenti, per carità, ci mettiamo pure quello. E meno male, ringraziando la buona stella, che era il periodo che la scuola era chiusa. Mi auguro che sia incompetenza, perché se ci fosse corruzione, tanto non mi fanno niente. No, rilasciano tutti, però se tu cambi di posto tre volte di seguito allo Stadio Olimpico, oltre alle multe ti danno il DASPO, ragazzo mio. Vabbè, certo. Cioè, questa è l'assurdità del sistema targato Italia, no? Allora Massimo, io per il momento ti ringrazio della tua disponibilità, della tua cortesia, perché durante questa partita abbiamo sofferto da morire e ci sembrava giusto dare questi piccoli appunti. Volevamo parlare solo della partita, poi si sa bene che quando ci sono Roberto De Angelis in studio e Massimo Penso in collegamento si va, no, a 300, magari a 360 gradi, si va a 1440 gradi, si tocca tutto e veramente tutto e tutto di più, no Massimo? Sì, ma sono poi nel discorso che sono cose che si agganciano, quindi uno è chiaro che è portato a parlare anche di altre cose, no? Perché bene o male sono tutti discorsi un po' collegati, no? Sì, beh, certo. E non è che ci vai così per caso, ci vai perché fai un esempio e quindi vai dietro ad altre situazioni che non sono calcistiche ma che sono politiche, che poi è quello che è l'argomento che più interessa agli italiani in questo momento, perché al di là del divertimento e della soddisfazione per noi romanisti che oggi a Roma ha vinto una partita in quelle condizioni, io quello che poi rimane è che domani c'è la vita quotidiana, la vita quotidiana. Bravo. Non è rosea. Bravo. Pamela, per ritornare un po' sul comico, no? Oh, a Robby, oh, a Massimo, testuali parole, Sì. Ma se uno da Lazio, che giocano in qua a squadra, deve venire a Roma, sapete che vi dico? Che io vivo e cambio squadra, anzi, cambio proprio sport, a Roma ma a sottero. C'ha ragione, per me, anch'io, se uno da Lazio, da quelli che c'è adesso, viene a Roma, io cambio squadra. No, vabbè, però eccolo qui il punto, cioè, se veramente la Lazio avesse un giocatore formidabile e non riuscissimo ad acquistarlo, noi accresceremo il valore della nostra squadra. Cioè, certo, io per esempio due giocatori in Lazio mi prenderei, uno è De Vrij e l'altro è Biglia. Poi subentra, però, mi prenderei tranquillamente. Lazio non c'è per niente, ma con questi due sì. Lo vedi, subentra poi però il folklore di essere romanista. Ma certo, ha ragione Pamela, se ce dobbiamo spotte è giusto sì, così, sì, però dobbiamo crescere bello. Un po'. Ma lo spottò, se fatto così, è bellissimo. Sì,
ci siamo. Sì, va bene, sì. Fa parte del nostro folklore. Quando Milan entra, come dicevi, si scambiano i giocatori. Si sono scambiati anche per le reciproche che Bruce Valenza sono andati pure, se non ricordo male, sotto inchiesta, che poi non so come sia finita. Però allora preferisco di più lo sfottò tra romanisti e laziali, no? Certo, ma se ne sono scambiati tanti l'Inter e Milan, eh. Ah, Pirlo e Seedorf sono due esempi eclatanti. Sì, è vero. Comunque Massimo, aspettiamo allora i prossimi appuntamenti con la Magica Roma, poi avremo l'attualità, perché mi arriva la notizia, ma qui devo aprire una seconda trasmissione, davvero arriviamo alle 24. Allora, mi arriva una seconda notizia che la Raggi è bloccata, praticamente sarebbe bloccata come emissione di una nuova giunta, e qui i giorni in cui su Roma non si fa nulla, non perché la Raggi non voglia far nulla, ma perché non ha una giunta efficiente e funzionante, continuano ad aumentare, cioè dall'ultimo periodo del sindaco Marino al commissario Tronca, che aveva l'ordine di non far niente per cui non ha fatto nulla, giustamente, se gli ordini erano quelli, le direttive, anzi chiedo scusa perché non è un regime militare, le direttive politiche erano quelle di aspettare nuove elezioni. Adesso allora, condannati, non condannati, fate maledizione, fate questa giunta e cominciate a governare Roma. E cominciate a lavorare, sì, che noi vi abbiamo eletto per questo, per lavorare. Bravo. Indipendentemente da tutto quello che dicono i giornali di potere. Esatto, e diciamo poi rientriamo nel filo. Anche perché il PD ne ha cambiato tre di giunte prima di farne una, quindi nessuno mi pare che ha fatto tutto sto macello. No, 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 e poi rientriamo nel frivolo, sempre e unicamente Forza Roma, no? Ma quello ci mancherebbe altro, poi specialmente dopo partite come queste. Mamma mia. Stavo domani ero nero arrabbiato. Senti Massimo, io spero che tutto il campionato non sia così, se no... So, però a me, guarda, ti posso dire un'ultima cosa? Ma che carità. A me queste sono le partite che mi riconciliano con la Roma. Sì, eh? Sì, sono quelle che mi danno senso, perché se tu fai il primo tempo 20 minuti 3-0, sì, poi mi addormento io. Invece questo mi dà... E da quel pathos che di cui io ho bisogno, che ho sempre avuto dalla Roma. Beh, ma oggi ce l'ha dato tanto. Ecco, oggi tutto meno che ci siamo addormentati, anzi è volato pure qualche improperio, qualche parolaccia. Nel gruppo dove ero io, tu calcola che di solito noi abbiamo Isabella, che è sempre la stellina del gruppo, quella diplomatica, dolce, e quella che ci riprende quando sente un vaffa di troppo, no? Esatto. Io ti faccio vedere la trasformazione di Isabella come è stata. Era più curvarola lei dei curvaroli reali, insomma, per cui questa Roma trascina come un impeto, così come trascina come un impeto, io penso, qualsiasi altra squadra per la quale una persona... Sei tifoso, cioè, quando sei tifoso di una squadra della tua città, questo è, capito? Quando invece sei tifoso di una squadra, sì, è vero che la senti uguale, ma insomma, il conto è amare la tua città e tifare per la squadra che rappresenta la tua città. È vero. Questa è una sensazione che i laziali non possono avere, capito? Perché loro, che sono di Roma. Massimo, mannaggia la miseria. No, comunque, vabbè, loro dicono la stessa cosa. Saluto Stefano Tini, che so. Per carità, Stefano Tini è sportivo. Qualcun altro ha detto che siamo... Lo sfottò mi piace, perché sennò che guardiamo un portale, se no è finito. Certo, tutto. Qualcun altro ha detto che siamo nati in Abruzzo, siamo noi out della città. Vabbè, certo. Senti, no, con un'ultima cosa, non mi ricordo chi mi ha fatto la domanda ieri veloce sull'Udinese, se pure la vince a Milano. E l'aveva fatta il nostro Marco Buzzolo da Udine, aveva lanciato l'impeto. No, una ragazza, una signora, non sì, mi ricordo sì, chi sì, era sì. E comunque, come ha visto, l'Udinese ha vinto 1-0. Ha la faccia del Milan, insomma. Perché ci può stare che l'Udinese, io l'ho visto giocare contro la Roma, Massimo, e l'ho visto giocare a Milan, ormai... e ho detto che secondo me poteva anche visto che fare siamo... un scherzo. Visto che ormai siamo in pieno folklore finale, no, di questo intervento, sì. Ma per caso si sentisse l'assenza di, mi consenta, dottor Penso, l'assenza sì, ma lui ormai sta lì, coraccia, ha visto che è imbalsamato, quando vedi si è tutto tirato, tutte cose, poi medico ha avuto una brutta adesso è parte adesso lo staff medico gli ha intervento, perché quello era un intervento che scese more, certo, pure. No, ma il medico, anzi lo staff medico ha proibito a questa persona praticamente qualsiasi uscita pubblica, qualsiasi dichiarazione, qualsiasi ma quello che mi ha dichiarato, io dico, non curano a lui, chi cura a me? Sì, però, sì, però... È stato un intervento serio, non è stato un intervento così, quindi io sono contento, perché dico, non si augura il male a nessuno, sono contento che lui si riprende. No, per carità, quello no. La leggenda popolare però racconta che gli avrebbero detto di fare esclusivamente il nonno con i suoi nipoti e di lasciare perdere tutto il resto, se vuole campare decentemente il resto della sua vita.
capito? Quindi se vuole campare decentemente questi altri anni, deve mollare tutto. E voglio vedere chi prenderà l'eredità di zio Silvio Berlusconi. Poi questo... E lui si era già fatto la maschera da cinese, perché dopo averne già vista a posto di altro, dopo mi sto chiamando, quindi pure lui è come cinese. Mannaggia la miseria. Vabbè, ci scusa, scherziamo. Sto chiamando. Beh, mo mica sapete che stamattina una cosa che è vera che si è tirato. No, no, un altro po', figurati. Un altro di dietro, perché c'è un bosso di ciscia tutta dietro che là. No, ma poi come sono rinati pure i capelli, perché l'aveva persi. Ma i capelli improvvisamente si ridipinge come quelli di Ken, quello delle bambole dei Barbie. Sì. Ma guarda, identici, per chi conosce i bambi dei Barbie, dei bambi dei Barbie, no? Che io ho nipoti, nipote, eccetera, gliel'ho comprate, c'è Ken si chiama, e c'ha tutti i capelli così, come i suoi, sono pitturati. Allora Massimo, prima di chiudere, poi dobbiamo, sì, ho capito dalla regia, dobbiamo chiudere per forza. Allora arrivano, ci sono stati tanti messaggi, alcuni li abbiamo potuti leggere, alcuni no. Tra i vari saluti ci abbiamo quello di Larry, quello di Clementina, quello di Alberto, quello di Giulio, che poi è un DJ anche lui, di Maurizio, di Zio Pendachi, che non so che cosa voglia dire, di Daniela, di Nadia e di Michele. Ti salutano e mi dicono, mi scrivono che non è che ti seguono ogni volta che tu parli per radio, però il più delle volte sono presenti e a volte sono molto d'accordo con quello che pensi te, perché non sei scatolato in nessun filone precostituito, ed è questo il pregio di Stapp Radio, di RDA Radio 1, dove le voci sono libere, perché soggettivamente uno può pensare bene di voi, non può pensare bene, ma siete gente come noi, e questo va a vostro applauso. Li abbraccio tutti, li saluto cordialmente, estendo i saluti anche a chi è in contrasto, perché è giusto che sia così, sennò sarebbe troppo bella la vita se tutti andassimo d'accordo. Ma poi sarebbe troppo piatta. Abbraccio e un salutone a tutti. Capito? E sempre forza Roma, Roberto. Sarebbe troppo piatta dopo se fossimo tutti uguali, no? Certo, una vita piatta, che ci fai, no? Allora Massimo, grazie, buona domenica sera, e naturalmente mi dicono che c'è un bel film su qualche canale, su Paramount Channel. Boh. Poi adesso gufo l'Inter. Vedremo. Gufo Napoli, l'Inter, aiuto tutti. Vedremo il da farsi. Un grande abbraccio, un saluto a tutte le famiglie con te collegate. Grazie a te Roberto per la tua gentilezza e per invitarmi. Un saluto a tutti, okay. E anche a Stefano. Un forte abbraccio. Sì, sì, che si è preso dal primo all'ultimo minuto, ha resistito, impavido, ha sentito tutto. Un salutone, grazie. Ok, grazie Massimo, buona serata e buona cena. Ciao, ciao Massimo, ciao ciao. Allora, è andata così, mamma mia, veniamo dalla scuola del signor Pannella a volte, perché quando cominciamo a parlare non ci fermiamo più. Ringrazio Massimo Penzo, tutti coloro che ci hanno ascoltato durante il corso di questa puntata, sia a fasi alterne, sia per un tratto breve, sia solo per il tratto finale, perché ho visto, insomma, dai diagrammi degli ascolti che siete aumentati in tantissimi, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Grazie ancora a tutti di cuore da parte di Roberto De Angelis. Vi informo tecnicamente che su certi canali la diretta si è conclusa prima, per un semplice fatto, perché ci sono delle diverse regole sulla piattaforma di Spreaker e alcuni non hanno l'autonomia d'orario che ha Stapp Radio di Stefano Tini, ma il programma è sempre quello. Siamo andati in onda, mi dicono, su 4 canali, noi continueremo con questi esperimenti, è giusto che lo facciamo affinché possiamo raggiungere il maggior numero di ascolti, sempre che voi lo vogliate e lo desideriate, perché il ringraziamento fondamentale è per voi, gentilissimo pubblico, che ci onorate sempre i vostri consensi, anche attraverso le vostre critiche costruttive, oltre che i complimenti naturalmente di rito. Le critiche costruttive, credetemi, fanno sempre bene. Dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, vi saluta e vi auguro buona serata, Roberto De Angelis. Grazie.